I siti che in streaming ieri ed oggi manderanno in onda la ripartenza. Quindi vi ringrazio per averci seguito così numerosi ieri, è stata una grande, grande festa per noi e anche un grande successo televisivo, anche se la nuova televisione, come sapete, per chi fa la zuppa è una televisione diversa, digitale. Ringrazio, vedo due candidati sindaci, uno di Torino e l'altro di Milano, tra poco una cosa anche se fuori programma la voglio chiedere a voi, e poi Andrea Ruggeri, un parlamentare di Forza Italia, si è messo fuori a fare un banchetto per raccogliere le firme sul referendum della giustizia, quindi quello sta là fuori col banchetto, quindi se qualcuno di voi volesse firmare il referendum della giustizia non vuol dire necessariamente condividerlo, ma permettere agli italiani di votare sul referendum della giustizia, l'onorevole Ruggeri oggi sta lì e si è impegnato a fare questa sua attività, diciamo, di promozione, che con la ripartenza forse ha a che fare. Ne abbiamo parlato a lungo di giustizia, però io non voglio perdere tempo perché la mattina è lunga, così come è stata lunga anche la serata. Vi dico solo che ieri sera si è presentato a un certo punto Vittorio Sgarbi verso l'una di notte ed è stato una specie di disastro totale al Palace, quindi chiamerei sul palco i nuovi, diciamo il nuovo panel, anche se avevo pensato di averli tutti qua sopra. C'è il sindaco De Caro che vedo, ha passato ieri il compleanno, sindaco auguri il giorno dopo, grazie ancora di tutto quanto, oggi ci sono i vostri, anche il capo di gabinetto, vedo che ci sono i vostri risciò che alcuni di noi ha fatto fare un giro a questa straordinaria città. Lucia Leotti, buonasera, Menarini, CDA. È una donna, sì, salga, è una donna straordinaria e l'ho conosciuta in tanti altri eventi e sono felicissimo di chiamarla sul palco, non tanto per quota donna che comunque serve, ma perché è una grandissima imprenditrice. Prego, se si può sedere qui. Tra poco la sentirete ed è straordinaria. Il presidente dell'Enel, lo vedo, Crisostomo, che ieri sera è stato importunato da Sgarbi tutta la sera, oggi è riuscito, riesce ancora, insomma, a farcela. Grazie Presidente. Prego, abbiamo parlato un sacco ieri con Giorgetti, prego, lì, sì, con Giorgetti di Elettrico, di, vedo Fabrizio Di Amato, buonasera, buongiorno Fabrizio Di Amato, anche lui, sono tutti grandi imprenditori, non è che voglio fare la cosa, ma Fabrizio Di Amato, Maire Tecnimont, è una di quelle imprese che, e ve lo farà vedere a tutte le palle, il greenwashing eccetera, lui l'economia circolare la fa veramente. Grazie Fabrizio, grazie per essere qua, li ho tutti tolti dalle loro vacanze, sì, centrale, e ormai l'avete conosciuto, Salvatore Internullo, il numero uno di Peugeot in Italia. Per evitare di fare la figuraccia di ieri, intanto siamo tutti distanziati, non abbiamo come messo nessun problema, qui arriverà il Senato, il Presidente, spero di sì, perché ieri ci hanno sgridato che siamo stati un po' troppo vicini. Io farei una cosa, prima darei la parola ai due candidati sindaci per capire che cosa ne pensano loro della ripartenza, quindi prima la politica e l'amministrazione, poi l'economia, che è quella che è dignamente rappresentata da voi, e poi sentiamo il Presidente del Senato. Perciò, grazie. Vi voglio far sentire, sapete perché sono qua e soprattutto sono molto felice perché sono qua? Perché sono due persone che nella vita in realtà fanno altro. È così, dottore Davinano? Sì, bene, buongiorno a tutti intanto, grazie per l'invito Nicola, grazie. Ma allora, sì, io sono un imprenditore e in qualche modo ho sentito la forza, il desiderio di aiutare la mia città, il mio territorio. Abbiamo vissuto un periodo terribile, tragico, no? Forse la nostra generazione non si sarebbe mai aspettata di dover affrontare un periodo così di grande difficoltà. Credo che, come tu hai chiamato, si scrive ripartenza, ma si deve leggere grande opportunità, perché nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ci saranno veramente grandi opportunità. Torino è una città grande, una città industriale, è una città che ha tantissime opportunità per poter riprendere quello che è stato un ruolo a livello internazionale. È stata un po' viziata, un po' abituata, che le decisioni venivano prese da altri, come noi ben sappiamo, è cronaca degli ultimi giorni. Il futuro sarà più una Torino che dovrà prendere decisioni e andare a farsi conoscere nel mondo. Grazie, grazie, grazie anche per la sintesi. Luca Bernardo. Grazie, buongiorno. Anche lei, anche lui non fa, viene dalle professioni, un medico, un pediatra molto conosciuto a Milano. Prego. Grazie, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno alle persone che oggi sono qui perché è domenica
è quindi un giorno con cui normalmente si sta in famiglia, si sta insieme. Io parto da medico, come diceva giustamente. Ebbene, da medico ho due pensieri che sono chiodi fissi, che sono la vita e che sono l'ascolto. Ascolto che non c'è stato negli ultimi tempi a Milano, perché non sono ascoltati i residenti, non sono ascoltati gli imprenditori, non sono ascoltate le persone che lavorano tutti i giorni. Soprattutto non sono stati ascoltati i deboli, perché io arrivo dal sociale e quindi la solitudine verso gli anziani, la solitudine che hanno le mamme, i bambini. Ebbene, questo ascolto lo dobbiamo fare, ma arriva dal mio lavoro. Dovremmo parlare di sicurezza, la sicurezza del lavoro, la sicurezza delle nostre strade, perché oggi Milano è diventata una città non semplice, una addirittura è la città forse oggi a maggior rischio di vandalismo, di violenza, di abuso. Ebbene, questo non può essere. Ma dobbiamo poi immaginare anche una produttività che però tuteli ambiente e salute. Io sono per la progettualità seria e concreta, non credo che i progetti si possano immaginare disegnati a mano, ma vanno disegnati insieme. Infatti non faccio solo il medico, ma faccio anche il manager medico, cioè mi occupo quindi di organizzare, di prendere decisioni, scelte, e come ho fatto per il mio reparto e vado a terminare. Ebbene, Bernardo sarà il Luca Bernardo, il futuro, spero, mi auguro, grazie agli elettori, il futuro sindaco di Milano, che non sarà e non farà, ma faremo insieme, perché l'unico modo è stare insieme. Non aver paura della tecnologia, perché la tecnologia è amica, l'innovazione è amica. E vado a concludere dicendo, Milano va riaccesa, qualcuno parla di luci. Bene, va riaccesa perché è una città che oggi è spenta, va spenta perché non siamo attrattivi, perché non ci sono investimenti, quegli investimenti che aiutano sul lavoro, sull'occupazione e la dignità della persona. Quindi riaccendiamo, non io, ma insieme Milano. Grazie. Grazie, grazie sindaco. Però adesso sono cavoli vostri, arrivo sopra il palco perché adesso il bagno di realismo ve lo faccio fare con il sindaco di Bari. Sapete perché vi faccio fare il bagno di realismo? Perché sono andato a trovarlo l'altro giorno in comune, perché mi ha aiutato ovviamente a fare tutto questo, e mi ha detto, mo so cavoli vostri, chiunque voglia fare il sindaco quanto rischia in Italia? Rischia tanto, perché purtroppo ci ritroviamo in questo momento in una situazione particolare in cui sembra che per il solo fatto che sei il sindaco sei il responsabile davvero di tutto quello che accade in città. Abbiamo visto colleghi che sono stati indagati perché una persona è scivolata su un marciapiede o perché un bambino si è fatto male in una porta, in una scuola. Abbiamo chiesto al governo ovviamente di modificare quelle norme. Quello che vi posso dire però è che le responsabilità sono tante. Sicuramente siete responsabili nei confronti dei cittadini davvero di qualunque cosa accada. Se nevica, se fa troppo caldo, la colpa è sempre del sindaco, però fare il sindaco è ancora oggi il mestiere più bello del mondo, perché dal punto di vista umano non c'è nessun'altra dimensione rispetto a quella del sindaco più bella, perché custodirete sicuramente i problemi, le difficoltà della vostra comunità, ma avrete anche l'onore di custodire le ambizioni e i sogni delle persone che vivono nelle vostre grazie, città. Grazie, grazie sindaco, grazie, grazie, grazie a voi, in bocca al lupo. Allora, Lucia Leotti, lei quanti dipendenti ha, a proposito di aziende e di responsabilità sociale d'impresa, quanti dipendenti ha Lucia Leotti con la Menarini? Gruppo Menarini ha oltre 17.000 dipendenti in 140 paesi, però con la testa saldamente in Italia. E non solo la testa, produzioni, centri di ricerca. Lei mi deve spiegare questa cosa delle produzioni, perché vedete, io sto facendo una battaglia solitaria, perché ogni volta che parlo di aziende farmaceutiche parlano di big pharma, di società, di grandi multinazionali. Poi quando vedo la Menarini e penso che lei sta lì in Toscana e lì c'ha la testa, ha fatto una fabbrica enorme, cioè voi avete ancora le fabbriche, anche se non si chiamano così, in Italia. Cosa fa una grande azienda farmaceutica come la sua? Certo, abbiamo ancora le fabbriche, non solamente noi, perché l'Italia è il primo produttore europeo, fa un testa a testa con la Germania, di farmaci, con più di 34 miliardi di euro di produzione di farmaci esportati per oltre l'80%. E quindi noi sì, abbiamo un numero di stabilimenti, di centri di ricerca, stabilimenti sia per le produzioni dei farmaci, diciamo, tradizionali, quelli che però curano ogni giorno 60 milioni di italiani, sia per la produzione di farmaci biotecnologici, per la ricerca.
E devo dire, contraddicendo il sindaco di Bari, che il mestiere più bello del mondo è il nostro, perché veramente si trova a fare un lavoro per la salute delle persone, è bellissimo. Senta, questa pandemia, quanto ha cambiato o se ha cambiato un vostro mindset, un vostro modo di pensare all'interno dell'azienda? È cambiato qualche cosa per un'industria come la sua che oggi fa prodotti farmaceutici? Diciamo che ci siamo resi conto ancora più di prima quanto il mondo sia interconnesso e quindi come magari un piccolo intermedio di una produzione farmaceutica fatta in un prodotto in un paese che magari ha chiuso le frontiere potesse mettere in crisi completamente il processo produttivo di un farmaco. E quindi il tentativo è stato quello di cercare di localizzare sempre di più in Italia o comunque in Europa la produzione dei farmaci, tenere le fabbriche sempre aperte per poter evitare qualsiasi tipo di carenza. E devo dire che se pensiamo a quello che è successo ad esempio per le mascherine, per i respiratori, quello che è successo agli oggetti più fondamentali nella fase della sì. pandemia, ecco, pensiamo un attimo ai farmaci, non sono mai mancati i farmaci per la cura delle patologie che ogni italiano ha ogni giorno e questo grazie al fatto che molte tantissime delle imprese farmaceutiche grandi, medie, piccole, italiane, internazionali in Italia hanno grande parte del loro ciclo produttivo, cioè l'Italia sempre vista come il paese della moda, dell'arte, del cibo, dei mobili e lo è, ma è anche il paese della farmaceutica. Si sa meno, ma questo è un vantaggio straordinario per la salute e l'occupazione e la ripresa economica del paese. Ritorno ovviamente da lei come da tutti quanti. Presidente Crisostomo, ieri abbiamo avuto Giorgetti, l'ha sentito e ha detto che comunque la transizione energetica, voi siete uno dei leader europei nell'elettrico, siete una delle poche multinazionali italiane, avete comprato in Spagna, avete presenza, no, quanti paesi c'è Enel? Abbiamo 15 società quotate nel mondo. 15 quotate nel mondo, quindi vuol dire stiamo parlando di una trentina di paesi. Bene. Cosa vuol dire davvero quello che poi ieri Giorgetti ci ha detto? Cioè state attenti perché ci sarà un costo nella transizione energetica e quali sono i vostri piani? Allora, l'Enel, mi ricollego a quello che ha detto adesso Lucia Leotti. Allora, l'Enel è quello che probabilmente la Menarini è nel campo della farmaceutica, quindi è un leader mondiale, quindi la scala su cui ci confrontiamo è una scala mondiale. Siamo il primo operatore nel campo delle rinnovabili al mondo e già questo contiene un po' un pezzo della risposta alla tua domanda, perché effettivamente l'Italia non è indietro sulla transizione ecologica. Quindi partiamo da questo dato. Quando si ragiona sulla ripartenza, la ripartenza oggi è molto legata effettivamente al piano che soprattutto poi nel contesto regolatorio europeo sta prendendo forma attraverso una spinta forte nel senso della riduzione delle emissioni di CO2, una spinta forte nel senso della diffusione delle rinnovabili. L'Italia non è indietro rispetto a tutto questo, l'Italia è avanti. Poi vedremo anche con l'ingegner Di Amato come effettivamente questo incrocia una serie di settori dove l'Italia appunto primeggia. Quindi concentriamoci anche sul fatto che nella ripartenza attraverso la transizione ecologica svolgeremo un ruolo di primo piano. Sotto questo profilo l'Enel è evidentemente lì a trascinare questo processo e trascina questo processo perché è avviato già da anni, quindi qui non è una ripartenza, tutto al più può esserci un'accelerazione, ma è certamente qualcosa che già esisteva anche prima della pandemia, un processo di decarbonizzazione della generazione elettrica, quindi si toglie il carbone e si passa alle rinnovabili. Noi abbiamo già più del 50% del mix di generazione che è fatto di rinnovabili e in più associando la diffusione delle rinnovabili con la digitalizzazione delle reti. E qui mi piace in Puglia fare un esempio pugliese perché proprio qui abbiamo sviluppato negli ultimi 2-3 anni un progetto che è quello di digitalizzare la rete pugliese. Perché? Perché è quella che ospita il maggior numero in proporzione al territorio di fonti rinnovabili. Cioè qui c'è un sacco di pannelli, un sacco di pannelli. Ci sono 44.000, diamo dei numeri, 44.000 fonti rinnovabili da mettere in rete, questo è il passaggio. Ma l'energia che produco qua con qualche volta il territorio un po' messo così, adesso non c'è Sgarbi,
poi arriva alla acciaieria di Brescia, quella di Taranto adesso per il momento è chiusa, ha capito cosa voglio dire? Cioè, certo, la risposta sta in questo, nel fatto che se la mettiamo in rete quell'energia può arrivare ovunque. Da qui la necessità di costruire la transizione intorno agli investimenti sulle reti, e qui l'Enel è protagonista. Noi abbiamo un piano di investimenti che è accelerato, questo probabilmente è una conseguenza della transizione, nel senso che metteremo a terra investimenti per circa 18 miliardi nei prossimi 2-3 anni, quindi il piano 21-23, sì, la maggior parte dei quali andranno proprio come investimenti sulla rete elettrica, perché la rete va preparata ad ospitare le fonti rinnovabili per fare in modo che succeda quello che dici, cioè che l'energia prodotta dal pannello fotovoltaico, ma sperabilmente anche quella accumulata in una batteria elettrica in un'auto, possa effettivamente essere messa in rete, condivisa, in modo che l'utilizzo dell'energia sia efficace, efficiente ed economicamente conveniente. Presidente, tu mi stai dicendo che c'è un doppio binario. Il primo è la rete, cioè la capillarità della rete e la sua intelligenza, e dall'altra è la produzione, diciamo, energetica verde, cioè le due cose vanno insieme. Le due cose vanno necessariamente insieme, non si può sganciare il modo in cui si evolve il processo di generazione di energia. Se vogliamo decarbonizzare, evidentemente non avremo più la centrale unica che produce molta energia. Avremo tante fonti rinnovabili, capillari, sparse sul territorio, che produrranno ciascuna o l'energia che serve esattamente dove deve essere utilizzata, o dell'energia che in eccesso viene attraverso la rete condivisa. L'unica donna pragmatica qua è la Menarini, perché è una donna rispetto delle nostre cose ideologiche. Io voglio sapere, la Menarini, ieri, non fra sei mesi, cosa ha fatto di green? Cioè, come posso vedere qualche cosa di green nella sua azienda? Cosa c'è che io tocco di verde, di tutto quello che abbiamo raccontato? Poi ritorno a lei, Presidente. Beh, allora, per andare indietro qualcosa come 20 anni fa, noi siamo stati tra i primissimi a creare un cogeneratore, ad esempio proprio nello stabilimento di Firenze. Non era ovviamente della tipologia così avanzata come ci sono oggi, però è in questa direzione in cui assolutamente andiamo, e ad esempio nel nuovo stabilimento che abbiamo progettato e che realizzeremo nei prossimi anni per un investimento da oltre 150 milioni di euro. Sarà uno stabilimento in cui ci sarà una cogenerazione, e quindi proprio per cercare di alleggerire assolutamente il consumo. Comunque il settore farmaceutico è uno dei settori che ha, probabilmente il settore che ha ridotto di più il consumo energetico, perché negli ultimi 10 anni siamo andati giù del 59%, quindi questo è un contributo importante. Presidente, poi ritorno da lei. Ha capito che c'è una preferenza nei confronti dell'unica donna che c'è, ma lo faccio per galanteria. E invece Maire Tecnimont è un'eccellenza. Li ho invitati apposta, cioè non è che sono in televisione che me li sono trovati. Siccome sono invitati apposta, sono tutte per me eccellenze. Quindi non vorrei sembrare, perché devi spiegare bene come hai fatto a me questa roba dell'economia circolare. Perché un altro elemento fondamentale è questa storia dell'economia circolare, e soprattutto spiegando a chi non lo sa cosa fai esattamente, perché l'economia circolare è una cosa che a me mi affascina ancora di più, perché lì proprio non sprechi nulla, cioè non generi, non sprechi, spiega bene e soprattutto tecnologicamente cosa avete fatto, perché un'altra cosa che tu pensi ce l'abbiamo qua in Italia. Prego, ingegnere. Ma allora, io direi intanto, in Italia siamo i primi in Europa, come diceva la Leotti, in altri settori, nell'economia circolare. Quindi su questo partiamo, diciamo, da un punto di vista, diciamo, avanti. Maire Tecnimont è una realtà con 10.000 persone, presente in 45 paesi, radici profonde nella chimica. La storia della Tecnimont nasce negli anni 50, poi con un premio Nobel nel 63, che è Giulio Natta, che è stato l'inventore della plastica. Quindi da lì, ecco, noi abbiamo sviluppato il nostro business in giro per il mondo. Siamo leader mondiali con un terzo del mercato mondiale per la realizzazione di impianti che producono polimeri. Abbiamo una quota oltre il 50% del mercato nei settori dei fertilizzanti. Quindi abbiamo maturato in tanti anni esperienze direi importanti in questi settori. Che cosa abbiamo fatto? Negli ultimi 10 anni abbiamo capito che comunque il mondo stava cambiando e che bisognava mettere in campo
queste esperienze, queste competenze, facendo cose, diciamo, le stesse cose come prodotti finali, ma in modo diverso. Cioè, anziché da idrocarburi, cercare di cambiare e trovare delle fonti alternative. Tra l'altro, con Enel stiamo facendo anche importanti cose insieme, come ricordava il Presidente prima. Quindi la nostra idea, e torno anche alla domanda, la nostra idea è creare il distretto circolare industriale verde. Che cosa vuol dire? Tra l'altro lo citava anche ieri sera il ministro Giorgetti, che è uno dei problemi che ci saranno, il cambio delle raffinerie, che chiuderanno le raffinerie, ci sarà anche un tema di occupazione. Ecco, noi abbiamo sviluppato una tecnologia che è italiana, quindi questo ci tengo a dirlo, ormai validata, messo a punto, che coniuga tecnologie esistenti, quindi per la produzione di idrogeno, che sono esistenti da idrocarburi, ma noi abbiamo deciso di farlo in modo diverso, quindi utilizziamo rifiuti indifferenziati. Oggi all'interno del rifiuto indifferenziato è presente idrogeno e carbonio, quindi noi che cosa che facciamo? Attraverso un processo chimico senza emissioni di CO2 recuperiamo quel carbonio e quell'idrogeno e da lì possiamo riprodurre, quindi idrogeno per la trazione, qui poi ci abbiamo illustre, ci parlerà magari di questo, oppure possiamo fare biocarburanti, possiamo fare metanolo, possiamo ritornare a fare dei prodotti che tra l'altro in Italia, per esempio metanolo e etanolo, noi siamo importatori sani, non produciamo più questo tipo di prodotti, quindi... Ma da dove la prendi questa roba? Cioè qual è il rifiuto che ti porta a fare questa... È tutto quello che non si può riciclare. Oggi i rifiuti vengono divisi in tre grandi categorie. Rifiuto riciclabile, e noi abbiamo anche un progetto per quello che si può riciclare. Quindi all'interno di questi distretti noi immaginiamo un impianto che ricicla, diciamo, materiali riciclabili. Un secondo è CSS, se ne parla tanto, ecoballe, la terra dei fuochi, tra l'altro potrebbero essere delle soluzioni anche a dei problemi atavici che ci attanagliano. E poi c'è la parte dell'umido, del secco. Quindi oggi ci sono tecnologie per ogni cosa. Quindi questo è un processo di economia. Tutti e tre i rifiuti sono gestibili e producono cose che noi possiamo rimettere... Assolutamente sì. Qui, per esempio, voglio dare un esempio, qui in Puglia, a Taranto, noi abbiamo presentato un progetto per l'ILVA, per l'acciaieria, e attraverso un recupero di 400.000 tonnellate di rifiuti che ci sono, si può realizzare un impianto all'interno della raffineria dell'Eni che è di fronte, che ha necessità anche lei di essere riconvertita. Noi potremmo, abbiamo fatto una stima e abbiamo presentato anche uno studio, che potremmo produrre il 20% dell'acciaio verde praticamente recuperando dai rifiuti. Quindi noi consideriamo il rifiuto il petrolio del terzo millennio, quindi questo è un po' la cosa. Poi l'upside lo stiamo facendo anche con Enel, perché l'idea nostra è che in questi siti, che mediamente i siti dismessi in Italia, delle brownfield si dice, ma che sono raffinerie in corso, diciamo, di riconversione o che sono già chiuse, i cosiddetti SIN, i siti di interesse nazionale, considerate che sono 240.000 ettari in Italia, una cosa enorme. Quindi l'idea anche con, per esempio con Enel, è dire andiamo a montare degli impianti fotovoltaici su queste aree, che così non andiamo a intaccare nuovi territori, e per esempio potremmo produrre sempre all'interno di questo distretto anche dell'idrogeno da rinnovabili, che in questo momento la tecnologia è, diciamo, un po' più costosa, quindi non sta a mercato, ma se viene fatto all'interno di un progetto dove c'è, come dicevo prima, l'idrogeno e l'economia circolare, diciamo, fatto da rifiuto, potremmo avere un'economia di scala. Quindi concludo nel dire che noi abbiamo presentato in Italia progetti collegati anche al PNRR, 10 in tutte le regioni d'Italia, 6 nel sud, in tutte le regioni del sud Italia, per circa 4 miliardi di euro. Quindi io credo che è un'opportunità unica. Abbiamo il Ministero della Transizione Ecologica, che non ci abbiamo mai avuto. Abbiamo i soldi a disposizione, ci abbiamo gli imprenditori. Mi sembra che qui oggi ci sono vari settori, cioè tutti i leader. Ma la politica la capisce? Ecco, io dico che la politica, io dico questo, oggi ce la giochiamo tutta sulla riforma,
ci sarà il tema della riforma della giustizia, la semplificazione di questi giorni, queste ore, ho letto stamattina che stanno proprio in Parlamento discutendo sulle semplificazioni. Quindi se effettivamente mettiamo mano seriamente a, per esempio nel caso nostro, le autorizzazioni via, oggi per un'autorizzazione via ci vogliono 1600 giorni, è chiaro che se andiamo avanti così, lo ha detto il ministro della transizione, che per i pannelli fotovoltaici, per raggiungere gli obiettivi del 2030 hanno fatto dei calcoli, ci vorrebbero 98 anni, quindi è chiaro che ci abbiamo di fronte a noi una scelta importante. Ecco, io sono ottimista, spero e sono convinto che magari non riusciamo a fare tutto quello che abbiamo detto, ma se ne facciamo parte di queste, evidentemente quella ripartenza che citavi tu può essere veramente efficace e effettiva. Salvatore, Salvatore, l'unica cosa poi, cioè il front di tutta questa cosa poi diventa la macchina elettrica, perché poi Enel sta lì, sta cambiando le centrali, sta facendo investimenti miliardari, loro alla fine il tema fondamentale è sta macchina elettrica, perché è l'unica cosa che poi di cui si parla. Allora sì, fammi solo dire qualche battuta, innanzitutto un complimento e un ringraziamento alla città di Bari e alla Puglia, perché l'accoglienza che abbiamo avuto è stata incredibile ed è straordinario quello che sta accadendo, cioè il privato si sta incontrando col pubblico, con un mattatore come te, e sta parlando di tematiche delicate e importanti per i consumatori, per i cittadini. Allora, due battute prima, perché stiamo parlando molto di Italia, no? Io porto dietro di me un logo che è Peugeot, quindi può fare paura, Francia. Voglio solo ricordare Peugeot in che cosa è inserito. È inserita in un'azienda che è Stellantis, 400.000 dipendenti, 15 brand a livello globale, 8 milioni di veicoli, il primo azionista è italiano. Quindi mi preme sottolineare che c'è l'Italia, è l'Italia qui che parla. In Italia noi abbiamo più di 8-10 impianti produttivi da nord a sud, ed è notizia di questi giorni che una delle fabbriche, dopo la Francia e dopo la Germania, una delle fabbriche delle batterie, visto che parli di macchine elettriche, no Nicola, di fabbriche di batterie del futuro, sarà in Italia e sarà a Termoli. Quindi i famosi operai, no, che producevano magari petrolio, le raffinerie, oggi avranno modo di essere riconvertiti e inseriti in queste nuove necessità produttive. E qui, ripeto, come diceva Giorgetti ieri, la transizione ecologica va accompagnata, non va osteggiata, va accompagnata perché è un'opportunità, una necessità per tutti. Noi Stellantis investe nei prossimi 3 anni e mezzo, 30 miliardi di euro, ripeto, nei prossimi 3 anni e mezzo, 30 miliardi di euro per l'elettrico. Non sono pochi soldi, sono una volta e mezzo una finanziaria in un momento non Covid, no? Quindi 30 miliardi investiti su piattaforme per accogliere le soluzioni elettrificate. Qui non dobbiamo avere paura, come diceva, ripeto, Giorgetti ieri, noi questa transizione la dobbiamo accompagnare. Qualche numero: oggi in Europa una vettura su 5, quindi il 20%, già viene venduta elettrificata. Noi in Italia siamo un po' il fanalino di coda, no? Ci sono paesi come in Scandinavia, la Norvegia, dove già il 50% di vetture vengono elettrificate. E anche qui la tecnologia non è un qualcosa di cui aver paura, è un qualcosa che fino a qualche anno fa era non come lo è oggi. Oggi le autonomie, oggi l'utilizzo è tale per cui l'automobile può e deve essere usata tutti i giorni, senza paura. Bisogna solo fare cultura, bisogna creare i presupposti con le leggi, con gli investimenti dei privati e con la giusta cultura diffonderlo tra la popolazione. Questo è la vera grande scommessa. Sì, però Presidente, siamo troppo amici perché io non ti dica la cultura, tutto è bello, tutto quanto, però se l'auto elettrica costa ancora legittimamente il doppio rispetto a un'auto che poi alla fine inquina pochissimo con un euro nuovo, come tu sai che tu stesso produci, è pur sempre una offerta per una nicchia che ha un uso specifico dell'auto. Scusami se sono stato diretto con te. No, visto che... è giusto.
questo lo devi fare ed è giusto, io ti devo rispondere e devo anche chiarire queste cose. È vero che la tecnologia oggi di una vettura elettrificata costa non il doppio, ma costa diciamo un 30% in più rispetto all'equivalente modello termico. Ci sono gli incentivi, quindi noi dobbiamo comunque ringraziare, ci sono in Italia, ci sono in Europa, ci sono gli incentivi che sostanzialmente abbattono questa differenza. Quindi la macchina elettrica oggi costa come una macchina termica grazie agli incentivi. Fra 3 anni, anche a livello industriale, la macchina elettrica costerà come una macchina termica. Poi mi parli di CO2, no? Mi parli di inquinamento, una vettura Euro 6, per carità, ma per fare la differenza con numeri concreti, oggi una vettura termica di ultima generazione, Euro 6.3, comunque ha diciamo un'emissione di CO2 che va da 60 a 130 grammi per chilometro. Una macchina elettrica è zero. Primo elemento. Secondo elemento, sulle batterie. Si fa un gran parlare di batterie. Oggi la tecnologia sulle batterie è una tecnologia che noi, casa, che noi industria, garantiamo 8 anni, 160.000 chilometri. Manutenzione semplificata, lo dicevi tu ieri, 8 anni, primo ciclo, c'è un secondo ciclo. E noi, siamo un esempio, ma presumo che ci saranno anche altri brand, altri come dire, grandi gruppi lo faranno, alla fine del ciclo la batteria la ricicliamo per altri utilizzi. E, ripeto, c'è bisogno di spiegare come stanno le cose perché c'è ancora tanta ignoranza intesa come non conoscenza. Enel in realtà è una grande impresa. Quanti sono i vostri dipendenti? A me piace sempre questa. 70.000 nel mondo. 70.000 nel 70.000... mondo, 30.000 in Italia. Benissimo. Lei ci ha raccontato un bellissimo scenario, ci ha raccontato i vostri investimenti, eccetera. Però poi quando Enel va nel mondo, si porta un pezzo d'Italia, la filiera con cui voi lavorate, cioè le aziende che vi seguono, adottano i criteri di sostenibilità che voi adottate nella vostra azienda. Non so se hai capito. Cioè, è Enel o è tutto il resto che ci portiamo dietro? Quando lei va a fare l'appalto in Sud America, ci sono 4-5 imprese italiane che se le portano. Lo chiedo prima a lei e poi a Diamato, perché sono due temi che mi affascinano per capire se il sistema funziona. Parlando in concreto di sostenibilità, quindi il fatto di applicare dei criteri di economia circolare, decarbonizzazione, digitalizzazione, attenzione alle comunità, attenzione ad aspetti di governance che però sono cruciali, pensiamo al tema della diversity, al tema dell'attenzione verso i dipendenti. Ecco, se mettiamo tutto questo sotto diciamo l'acronimo ESG, che poi esprime, no, il senso della sostenibilità, quindi ambiente, governance, aspetti sociali, è chiaro che tu non puoi restare da solo nell'intraprendere un percorso di questo genere, perché se non avessimo le imprese della filiera che ci seguono sotto questo profilo, evidentemente andremmo a diluire il nostro, lo chiamo così, indice o tasso di sostenibilità. Quindi per noi è una necessità, peraltro diventa un'opportunità per le imprese della filiera, perché si trovano nel momento in cui adottano gli stessi criteri che noi imponiamo a noi stessi, si trovano ad essere più competitive. In questo le aiutiamo, abbiamo dei programmi per le nostre filiere che coinvolgono circa 400 imprese in questo momento, con cui noi andiamo a sostenere l'impresa come se fossimo dei consulenti su quello che devono fare per essere sostenibili, in modo da poterci seguire, da non annacquare il nostro grado di sostenibilità, ma poi con una conseguenza di beneficio per la stessa impresa che, fra l'altro, ha una capacità di accesso al credito anche più spiccata, migliore. Cioè un credito, oggi un aspetto piuttosto cruciale è anche questo, c'è fame di finanza sostenibile, di strumenti di finanza sostenibile, perché quello che stiamo... Che vuol dire questo? Vuol dire che chi presta denaro, quindi le banche, i fondi, o chi investe nel capitale delle imprese, quindi di nuovo i fondi, pensiamo sempre all'esempio di BlackRock, quello che dice Larry Fink, no? Nella sua lettera ai CEO, in cui annualmente ricorda, almeno da poco tempo, ma lo fa ormai in maniera piuttosto costante, che BlackRock investe solo in strumenti sostenibili. Significa che voglio sapere che il denaro che presto o l'investimento che effettuo nel capitale in un'azienda sia utilizzato nella prospettiva del miglioramento del percorso di sostenibilità dell'impresa finanziata o dell'impresa partecipata. Qui c'è un enorme bacino di potenzialità che la finanza sostenibile andrà necessariamente a portare poi sul sistema delle imprese, con un forte supporto anche da parte del regolatore, perché anche in Europa vediamo che il quadro regolamentare si sta evolvendo nel senso di disciplinare cos'è sostenibile e cosa no come oggetto dell'investimento. Questa è la tassonomia europea, no?
vado a capire quali sono le attività economiche sostenibili per ricondurre ad un certo trattamento anche regolamentare il finanziamento che va ad associarsi a queste attività economicamente sostenibili. Quindi se guardiamo anche questo aspetto, torno al tema delle filiere e chiudo poi dandoti una risposta compiuta, evidentemente un'impresa che ci segue su questo percorso, grazie anche al nostro supporto, ha una capacità di accesso a strumenti di finanziamento o di equity, quindi di capitale, che è decisamente migliore di un'impresa che non segue un percorso del genere. Di Amato, io leggo ogni tanto sul giornale Maire Tecnimont vince appalto, 700 milioni, qual è l'ultimo che avete fatto? Non so, o per... L'ultimo in India. Quanto è? Era più piccolo 200, ma l'ultimo, il penultimo 700. Era 700 il penultimo, dove? In Nigeria. In Nigeria, 700 milioni. 700 milioni che entrano in una società italiana. Io voglio capire che fa Maire Tecnimont, va lì in Nigeria, si fa fare una fattura da 700 milioni, va da sola, ci vai tu, cioè, perché la gente legge sui giornali questa roba, Maire Tecnimont ha fatto 700 milioni, che vuol dire, che ci porti italiano, che ci porti tecnologia là? Ma intanto io uso sempre questa metafora, diciamo, noi andiamo in Italia, il PIL soprattutto nel nostro settore non cresce e quindi noi facciamo il 95% del nostro, diciamo, giro d'affari, diciamo, in giro per il mondo. Quindi noi andiamo in questi paesi dove invece il PIL cresce, diciamo, in modo esponenziale e ci prendiamo un pezzo del loro PIL e ce lo riportiamo, certo, a casa. Questo è un po', diciamo, non diciamo ad alta voce che se ci ascoltano... E lo portiamo in casa. Ma questo però come facciamo? Il tema delle filiere per me è uno dei temi, forse quello più importante, come citava... Il tema vero oggi è che il paradigma che sta cambiando, soprattutto nella transizione energetica ecologica, ci saranno delle nuove filiere. Cioè la verità è che noi dovremo essere in grado anche di cambiare. Cioè, faccio sempre un esempio. L'esempio della chimica, nel nostro settore le filiere della chimica erano ben definite, così come la filiera dei rifiuti. Sì. Oggi i due mondi necessariamente, rispetto a quello che ho raccontato prima, dovranno essere integrate, così come nelle rinnovabili le filiere erano sempre molto, molto precise. Se tu vuoi arrivare a una neutralità carbonica, perché se l'automobile evidentemente va a emissioni zero, però se noi continuiamo a produrre energia non come fa Enel ma come fanno altri da carbone, è chiaro che risolvo il problema della città, perché se in quella città giro con l'automobile elettrica, ma il problema della CO2 complessiva non l'ho risolto. Quindi noi dobbiamo ragionare in questo senso qua. Quindi io vedo un paradigma che sta cambiando e sicuramente le grandi aziende giocheranno un ruolo importante, perché hanno gli strumenti. Hanno, ma tu ti porti qualcuno? Io voglio capire quando... Assolutamente sì, noi portiamo tantissime imprese italiane, perché... Nel settore, per esempio, della meccanica, della componentistica, l'Italia esprime veramente delle fortissime competenze e quello che noi mediamente facciamo, che è quella cosa che mi piace dire e che facciamo veramente con grande, diciamo, senso di responsabilità e soddisfazione, è quando noi prendiamo un lavoro in un posto, qualunque esso sia, cerchiamo di far qualificare presso quel cliente le nostre imprese italiane. E nel momento in cui queste imprese, infatti spesso dico investite, cioè credeteci in questo perché avrete prospettive nel futuro, nel momento in cui entrano nella vendor list, cioè del cliente, il cliente la prossima volta che farà un lavoro simile, anche se non lo prende Tecnimont, lo prende un altro, lui fornisce al contractor che avrà vinto quell'appalto una serie di fornitori che per loro sono graditi, perché così funziona nel nostro mondo. Immaginate che sono impianti molto sofisticati, molto complicati, anche molto pericolosi, quindi chiunque mette mano in un impianto, diciamo, chimico deve essere gente esperta, super qualificata. Quindi che cosa che voglio dire? Che portandoli all'estero li aiutiamo poi a rimanerci, cioè non necessariamente devono stare con noi. È chiaro che il tema oggi della sostenibilità è fondamentale, perché sempre più ci saranno... Financo in Nigeria, secondo te in Nigeria tu devi avere un atteggiamento, cioè il governo nigeriano ti chiede... Beh, oggi sì, loro oggi hanno, per esempio, uno dei problemi più grossi che c'è lì, che c'è una raffineria vecchia,
e loro per firmare i trattati internazionali, anche loro devono scegliere di ridurre, di entrare in una logica che evidentemente non è come può essere in Europa, ma comunque anche loro devono entrare in quella logica e quindi devono fare investimenti che devono andare in quella direzione. Infatti lì si sta facendo una raffineria che io, anche qua, è una raffineria che in una parte sarà bio. Cioè, quindi immaginate che in un posto che è uno dei primi produttori di petrolio, quindi sì, immaginare una cosa del genere è un po' strano. Però è così, cioè nel Medio Oriente, in Abu Dhabi, che è il primo produttore di chimica, oggi si stanno interrogando e vogliono fare i fertilizzanti non più col gas, vogliono cercare di trovare la possibilità di farli con l'idrogeno. Quindi voglio dire, il mondo sta cambiando. Questo è un processo ormai che è avviato. E volevo dire una cosa che non ho detto prima. Il tema che ha sottolineato ieri il Ministro, che la transizione va accompagnata, no? L'ha ricordato anche poco fa l'amico qui. Il punto è vero, cioè noi avremo dei settori che andranno proprio completamente a sparire, cioè non ci saranno più. Per esempio, per far funzionare un distretto, quello che vi ho raccontato prima, noi abbiamo necessità invece proprio di quelle maestranze che oggi gestiscono una raffineria, che sarebbe complicato. Cioè, le puoi usare? Assolutamente sì, perché noi avremmo necessità di far funzionare un impianto, che comunque è un impianto più o meno simile, cambia solo la carica, che anziché entrare petrolio o gas, entra rifiuto. Ma tu hai bisogno di farlo funzionare. E poi c'hai bisogno di giovani, perché oggi il futuro è il digitale, quindi devi digitalizzare questi nuovi impianti. Io credo, quindi noi avremo una possibilità veramente di riconvertire e riposizionare anche quelle figure, quelle maestranze che magari hanno arrivato a 50 anni, che sarà veramente complicato fargli fare un'altra cosa. Ecco, questo ci tenevo a precisarlo. Aggiungere e fare un esempio concreto su quello che stavi dicendo, no? Sull'industria, sulle fabbriche. Torno all'Italia e alle fabbriche che producono macchine in Italia. Dei 400.000 dipendenti in giro nel mondo, 50.000 sono italiani. Di questi 50.000, 49.000 sono nelle fabbriche. Ecco, lì è importante la scelta industriale fatta dall'industria, in questo caso dell'automobile, perché l'elettrico o l'elettrificazione, in questo caso per supportare la sostenibilità, non vuol dire aprire una fabbrica nuova. Può non voler dire aprire una fabbrica nuova, ma avere la capacità di riconvertire la fabbrica esistente producendo una macchina termica col motore benzina dopo prima una macchina col motore elettrico, perché la piattaforma è in grado di. Quindi quello stesso operaio che monta la 208 col motore benzina, la macchina successiva la fa elettrica. Quindi la scelta, qui c'è una grande responsabilità da parte dell'industria dell'automobile e poi una grande presa di coscienza che queste maestranze possono essere riconvertite. Non vuol dire per forza, alcuni settori moriranno e questo è scritto, altri invece basterà formare le persone e accompagnarle in questa transizione. Voglio solo aggiungere una cosa che non ho detto prima e concludo. I grandi cambiamenti, le grandi rivoluzioni avvengono sempre quando c'è una legge, c'è una norma che lo impone. È evidente, no? Quello che sta accadendo in Nigeria o in Africa è guidato da una normativa mondiale. La legge o le norme per abbattere il CO2 ci sono in tutti i continenti, compresi l'Europa. Poi la von der Leyen ha lanciato come dire, il cuore oltre l'ostacolo e ha voluto dare o vorrebbe dare un'accelerazione. Questo è in atto e l'industria, il privato si deve adeguare, altrimenti esce dal gioco. La vera rivoluzione accade dal lato del consumatore. Io faccio un esempio, no? Si parlava fino a pochi anni fa dei millennials, oggi si parla della generazione Z, cioè i ragazzi nati dal 95 in poi al 2010, cioè i nostri figli, mio figlio che ha 16 anni. Ecco, quando noi guardiamo le statistiche relative all'approccio sostenibile di questi ragazzi o ragazze rispetto per esempio alla mobilità, rispetto alla media della popolazione, i giovani della generazione Z cercano mobilità sostenibile in misura del 50% superiore a noi. Quindi in realtà la vera sfida non è rispetto a quello che accade oggi, ma a quello che accadrà nuovo e a quello che faranno le benissimo, nuove generazioni. Benissimo, totalmente d'accordo. Tra l'altro non c'è più il mito dell'auto, se posso anche dirti, nei ragazzini, manco del motorino che c'avevo a 14 anni. Poi però un giorno io vorrei che l'Enel facesse insieme a qualche altra grande compagnia internazionale un'analisi sul consumo che vengono fatti dalle generazioni Z,
trafichissima generazione Z sui device accessi. Questo è un altro tema. Non riguarda qua, certo. Perché io penso che sia un po' spostato il consumo, quello che diceva, cioè sono convinto di quello che dici tu, straconvinto, perché ho visto la loro smartina elettrica o la 500 elettrica, se uno sta in città è abbastanza assurdo non avere quella macchina, cioè, adesso mi sembra, perché fai 20 km, trovi la cosa, ti costa di meno, è tutto compreso, ma siamo su una logica completamente diversa a quanto eravamo noi ragazzini. Poi voglio vedere quanto questa roba qui, quanto consuma, aperta 24 ore al giorno, poi ti lascio la parola, e soprattutto il tema che diceva prima di Amato, cioè una cosa è Enel che questa roba qui me la produce facendosi un mazzo così, con il fotovoltaico, col coso, una cosa che io, come anche i nostri competitor in Germania, per dire, ancora bruciano carbone per i prossimi 22 anni probabilmente, anche se non possono, però insomma non so se Crisostomo può parlare, poi parlo con la Leotti che gli voglio chiedere una cosa, devo fare un po' il polemico, eccoci. No, ma è giustissimo, però rispondo velocemente soltanto con qualche battuta che incrocia un po' quello che è stato detto su tre aspetti fondamentali. Il primo è quello dell'interconnessione dei settori. Tutto quello che si fa, un esempio per dire qualcosa stiamo facendo noi all'Enel insieme a Maire Tecnimont in Texas, in cui in Texas si lavora esattamente. O in tutti i posti dove c'è il petrolio lavorate. Sì, perché lì c'è generazione da fonti rinnovabili a cui stiamo associando l'idea di produrre idrogeno essenzialmente. Quindi anche qui l'interconnessione dei settori, chimica ed elettricità e automotive. Un CEO di una casa di automotive con un CEO di una utility fino a qualche anno fa non avrebbero avuto nessuna ragione per parlarsi. Cioè? Concordi? Assolutamente. Oggi in realtà lavoriamo tutti avendo in mente un percorso che necessariamente presuppone che l'uno segua l'altro. Okay. Quindi questa è una cosa piuttosto fondamentale. Il discorso del telefonino, dei consumi, incrocia quello che diceva lui prima sull'attitudine dei nuovi consumatori, dei consumatori del futuro. Quello che noi vediamo, guardando anche i comportamenti di consumo dei nostri figli, è che sta creando una generazione di nativi della sostenibilità, cioè di ragazzi per cui è istintivo assumere atteggiamenti di consumo, chiamiamoli sostenibili, attenti all'ambiente, attenti all'impatto sociale. Ora, è chiaro che quando si dice oggi che un'impresa è destinata ad essere competitiva, a restare competitiva se segue un percorso di sostenibilità, e perché fra 10, 15, 20 anni i consumatori elimineranno dal mercato le imprese che questo percorso oggi non lo stanno iniziando. Quindi questo è piuttosto fondamentale. Quindi la risposta alla tua domanda è certamente consumo energia elettrica e telefonino, ma domani mio figlio mi chiederà da dove viene quell'energia. Del telefono, te lo chiederà, dici? Sì, decisamente sì. Lucia, ti voglio chiedere un'altra cosa fondamentale. Tu fai un prodotto per il quale c'hai una concorrenza globale sostanzialmente, e hai due temi: una concorrenza globale, perché obiettivamente si può fare ovunque, e hai una pubblica amministrazione che comunque è importante nelle medicine in Italia, la sanità è importante in Italia, cioè il Servizio Sanitario Nazionale, un sistema un po' diverso. Cioè sei stretta tra queste due diciamo, dimensioni, con una terza dimensione che oggi è arrivata, per cui c'è un pregiudizio per esempio nei confronti dei brevetti. Si dice non si devono più dare... Cioè, vorrei, se tu riuscissi a seguire tutti questi puntini e spiegarmi che se questi puntini li uniamo tutti e tre, poi dopo ci scordiamo alcune imprese farmaceutiche e Big Pharma ci siamo dimenticati, o sbaglio? Allora, comincio dall'ultimo punto e faccio un piccolo flashback storico, perché in Italia fino al 1978 era vietato brevettare i farmaci. Ma veramente? Assolutamente sì. Cioè c'era una legge che andava indietro al secolo scorso, anzi al 1800, in base alla quale, siccome non è corretto fare profitto sulla salute, siccome i farmaci devono essere a disposizione di tutti, la ricerca deve essere fatta a beneficio di tutti, non si potevano brevettare i farmaci. Che cos'è stato il risultato? Che mentre negli altri paesi l'imprenditore farmaceutico investiva in ricerca e aveva un ritorno se poi riusciva a creare un farmaco, quindi aveva successo, poteva reinvestire, eccetera, eccetera,
In Italia di fatto era impossibile fare ricerca, perché se io facevo ricerca, investivo miliardi di lire dell'epoca e poi arrivava un'altra azienda e mi copiava il risultato a metà prezzo, ovviamente un'impresa farmaceutica non poteva fare ricerca e quindi la ricerca in Italia è rimasta moltissimo indietro in quell'epoca lì. Poi arrivò la Corte Costituzionale e disse no, è incostituzionale vietare di brevettare i farmaci, e piano piano anche la ricerca in Italia ha cominciato a crescere. Ecco, questo è l'esempio più lampante del fatto che senza brevetto non ci può essere ricerca, senza ricerca non ci sono nuovi farmaci. Guardando nei paesi ad esempio del blocco ex sovietico, paesi comunisti, paesi dove non si poteva brevettare i farmaci, ugualmente lì non sono arrivati nuovi farmaci da quelle aree, quindi senza brevetto non c'è ricerca, quindi non ci sono i farmaci. Il tema poi del problema del brevetto per aumentare la produzione mondiale di vaccini, perché è questo di cui si parla, è un falso problema, perché lì il tema è veramente di strutture produttive, cioè le strutture produttive che facevano vaccini pre-Covid, diciamo, facevano, non lo so, 100 milioni di vaccini l'anno, 200 milioni di vaccini l'anno, si sono trovate a doverne fare miliardi. 10 miliardi, quindi il tema di moltiplicare... Cioè il tema non è tanto il brevetto, è che non c'è la macchina per fare il vaccino. Assolutamente no, e poi dopo di trovare i macchinari, le strumentazioni per poter fare la produzione, cioè a monte chi faceva i famosi bioreattori per la produzione di vaccini ne faceva un numero infinitamente più basso, quindi l'esplosione di tutta la catena produttiva. Quindi ecco, partendo da lì, il ruolo credo anche della concorrenza. La concorrenza è qualcosa di molto sano a livello mondiale, a livello internazionale, perché ti spinge sempre a fare nuove ricerche per avere nuovi farmaci brevettati che possano però portare un vantaggio aggiuntivo alla salute delle persone. Il tema poi di localizzare le nostre produzioni, i centri di ricerca in Italia, questo è uno dei temi che oltre al farmaceutico coinvolge chiaramente un pochino tutti gli altri settori. Credo che qualcosa negli ultimi anni stia un pochino cambiando in senso positivo, cioè di comprendere che il farmaceutico, essendo così alto valore aggiunto, dando un'occupazione molto qualificata, con il 45% di donne, è il settore femminile, vorrei dire, per eccellenza. Quindi è un settore in cui l'Italia sta cominciando a credere. Ci sono ancora tanti elementi di retroguardia, ad esempio come a causa di vecchie leggi alle aziende viene richiesto poi ad esempio un payback su quanto loro vendono. Però io, che sono un ottimista di natura, dico che spiegando, facendo cultura, facendo capire che cosa dà questo settore, alla fine anche questi aspetti... Per un'azienda come la tua, nei prossimi 10 anni, cioè l'obiettivo è trovare un nuovo farmaco, qual è l'obiettivo che si pone un'azienda come la tua? Crescere perché ha più mercato o trovare il grande farmaco che ti potrà dare un grande successo commerciale? È una domanda ignorante però basic. Qual è? Si sveglia la mattina e dice speriamo che i miei abbiano trovato una bella molecola? Beh, è ovvio che ai sogni non si può rinunciare, quindi però quello è il sogno. Tutti sognano di trovare un farmaco straordinario, però ricordiamoci che l'innovazione e la ricerca e la salute non è fatta solo di farmaci grandissimi, straordinari, ma è fatto ad esempio anche di modalità di somministrazione. Ad esempio di modalità di somministrazione di farmaci. C'è un'azienda italiana che ha trovato la modalità di somministrare un farmaco per, ad esempio, per la SLA ai pazienti che ormai non riescono più a deglutire in forma che lo rende possibile, e quindi questo fa una differenza straordinaria per i malati di quella patologia. Quindi la ricerca è fatta di grandi farmaci, di grandi salti in avanti, ma di passi anche più piccoli che poi, visti all'indietro, dopo magari 5 anni, hanno fatto un balzo in avanti. Comunque assolutamente per noi è oncologia e farmaci contro i batteri resistenti, che è una delle prossime epidemie a cui sì, il mondo... Sì, è una cosa di cui non si parla, so perfettamente, anche quegli ospedalieri, che è un disastro totale. E poi magari forse abbiamo un altro giro di domande, però voglio chiederti una domanda, visto che ci conosciamo e tu mi hai spiegato una cosa che a me mi ha affascinato. Una delle tue vetture, la 208, può essere elettrica,
può essere benzina e può essere forse diesel, non lo so se può, diesel, e anche diesel. Perché la stessa macchina la fate in tre tipologie? Perché mi dai tre motori per la stessa macchina? Che capisco il punto di vista produttivo che dicevi prima. Tu stesso dici quindi ci sono tre mercati per la stessa macchina, cioè è identica, allora, no? No, qui la risposta è molto semplice, è che questa rivoluzione, le rivoluzioni non avvengono mai da un giorno all'altro. Ok? Quindi è una fase in cui questo processo va accompagnato e credo che l'industria abbia l'obbligo di accompagnare questo processo dando al consumatore la libertà di scegliere, senza compromessi, perché poi l'altro tema è che fino a ieri o magari altri esempi nell'industria dell'automobile, non sta a me qui dire quali, hanno fatto delle scelte invece completamente diverse, hanno fatto una macchina elettrica separata, con un design, uno stile, una fabbrica separata. Questo vuol dire che a livello industriale bisogna fare tutto quel processo che abbiamo detto prima, chiudere una fabbrica e aprirne un'altra e non hai, diciamo, la manodopera preparata. E a livello del consumatore, costringe il consumatore a scendere a compromessi, perché non può scegliere quello che gli piace, perché un altro elemento fondamentale, e concludo Nicola, della sostenibilità, è che non è noiosa, non deve essere noiosa, non deve essere fonte di compromessi economici, come hai detto tu prima, ma anche di stile e di piacere. Cioè la qualità della vita nella transizione che stiamo, energetica che stiamo vivendo, non solo deve rimanere uguale, ma può anche migliorare. L'Italia è allo stesso livello della Francia su questa sensibilità, secondo te? Abbiamo... Assolutamente sì, lo è l'Italia, lo è la Francia, lo è la Germania, lo sono un po'. Siamo di tutti più sulla... Siamo un po' di lì, ci sono alcuni paesi che stanno facendo una spinta politica più forte, ecco perché le uscite della scorsa settimana, ma sostanzialmente l'onda d'urto è partita. Ingegner Di Amato, quando voi fate un impianto, l'impianto c'è la costruzione fisica, la muratura, ci sono gli impianti che si devono mettere che hanno anche dei temi di sicurezza, immagino, bisogna arrivare lì con i camion, bisogna fare delle costruzioni, insomma, ci sono gli appalti. Come si fa a fare una cosa di questo tipo, di queste dimensioni in un paese come l'Italia in cui la legge per gli appalti è considerata molto complicata? In Italia direi che il sistema degli appalti è il problema, ma direi anche che il sistema dei ricorsi al TAR, cioè oggi c'è lo sport nazionale, anche quello di fare il ricorso, che blocca, che poi spesso alcune volte un'impresa fa ricorso contro un'altra, poi quella lo fa contro se stessa, cioè è sempre, sono sempre gli stessi, però dico, oggi noi abbiamo fatto qualche impianto in Italia, devo dire che dal punto di vista normativo è complicato. È chiaro che se vai in una norma privato con privato, quindi le cose vanno in modo diverso, perché si applicano principi internazionali. Però le cose nuove, diciamo ambientali, cioè queste robe del riciclo saranno sempre più o meno pubblico-privato, non vai direttamente col privato, immagino. Non è che puoi fare le operazioni solo con l'ENCI, ci saranno enti locali. Ah, ma il problema è quello, lì per esempio sul tema dei rifiuti la prima cosa è le autorizzazioni via, cioè tu c'hai un tema, devi avere prima un'autorizzazione a livello nazionale e poi devi andare a interloquire con le regioni, i comuni e lì si apre una cosa. Faccio un esempio anche qua, che è un tema su cui noi stiamo lavorando molto. Se noi qui abbiamo le automobili, se tu fai un motore di una macchina, a un certo punto questo motore viene certificato, viene omologato e quell'automobile che installa quel motore ogni volta che vai a immatricolare una macchina non è che devi rifare con l'auto da capo del motore, perché c'è uno standard. Ecco, noi nel nostro sistema invece noi ripetiamo gli stessi impianti identici, il cuore dell'impianto è lo stesso e noi dobbiamo rifare ogni volta da capo tutta la procedura di rispiegazione di che cosa stiamo facendo. È come se ogni volta che andiamo, adesso io semplifico, non è proprio così, diciamo che ogni volta devo rimettere un motore in un'automobile, vado a immatricolarla, devo ricertificare il motore. Ecco, se noi per esempio riuscissimo a standardizzare, ci si sta lavorando in questa direzione, che il nucleo, il cuore dell'impianto è sempre lo stesso, quindi il processo, cioè l'unità di processo è identica, tu riuscissi a certificarla, agevoleresti molto anche, soprattutto, i problemi più grossi che noi troviamo, non è tanto a livello centrale, è a livello locale, perché le organizzazioni, le regioni, non tutti i comuni hanno poi personale adeguato ad affrontare
un impianto energetico. Noi abbiamo fatto sempre qui in Basilicata un impianto importante e ci siamo trovati a interloquire con dei comuni, con anche della gente che aveva voglia e volontà di seguire, ma l'idea che dovevano loro autorizzare un sito industriale di quelle dimensioni così importanti non avevano proprio le competenze tecniche per seguirlo. Quindi molte volte anche l'iter autorizzativi che rallentano proprio perché c'è un problema anche di interlocuzione. Quindi io penso che su questo dovremmo lavorare. Se mi consenti, voglio solo dire una cosa, lo citavano anche sulle persone, sull'Italia. Noi abbiamo grandissime competenze, forse dovremmo ritornare, e se ne sta parlando anche in questi giorni, a reinvestire nell'ITS, cioè oggi la Tecnimont, che è la storia prima di me evidentemente, è diventata quello che è grazie a degli ingegneri, ma che tantissimi erano periti industriali che poi stavano lì sul disegno a disegnare. Oggi si fa in modo diverso. Ecco, noi forse, proprio se io dovessi traguardare questa transizione, tutti questi investimenti che ci abbiamo davanti, noi ci avremmo un problema di maestranze enorme. Cioè, se noi scarichiamo a terra tutti questi investimenti di cui stiamo parlando, faccio un esempio veramente facile: se noi levereggiassimo i fondi che ci sono a disposizione, 200 miliardi, al 30%, quindi vuol dire 70% capitali privati, noi potremmo potenzialmente mobilitare 1.000 miliardi. Quindi con tutti questi soldi noi non abbiamo le competenze e la capacità, diciamo, produttiva di sopperire a tutta questa domanda. Quindi è evidente che anche qui un'interrogazione ce la dobbiamo fare. Però questo vuol dire che abbiamo prospettiva. Seguendo le automobili a benzina, ho sentito diesel, elettriche, possiamo anche immaginare le automobili a idrogeno, no? Che oggi è anche facile farle. E tra l'altro uno potrebbe dire: ma l'Enel non è interessata? Assolutamente no, perché per fare, poi questo magari lo dirà lui, ma per fare oggi un impianto idrogeno, quelli che citavo prima io, tanto per darvi un'idea, un distretto da 200.000 tonnellate utilizza 15 megawatt, quindi è energivoro. Quindi ritorniamo, che le filiere si intrecciano di nuovo: automobili, produttori, chi fa come noi impianti che producono idrogeno. Quindi l'ultima cosa che dico a tutti noi imprenditori: noi l'abbiamo fatto già un po' di anni fa, noi abbiamo fatto uno studio di tutti i consumi elettrici che ci avevamo in tutto il mondo, tra le sedi, i nostri cantieri, abbiamo fatto uno studio un po' di anni fa e abbiamo visto che noi consumiamo 20 megawatt, diciamo, di potenza all'anno. Quindi abbiamo deciso e abbiamo investito, abbiamo costruito un impianto in Italia a biomasse da 20 megawatt. Quindi abbiamo detto, noi chi intendi? Noi come mai, come società, okay, abbiamo deciso di immettere sulla rete. Poi è chiaro che ci deve essere la rete che lo distribuisce, però, perché la produce. Però diciamo il concetto è: fatto 100 quello che consumo io rimetto nel sistema 100, diciamo, di rinnovabile. Ecco, quindi questo vuol dire anche come stimolo a tutti gli imprenditori, tutte le grandi aziende che, diciamo, devono guardare. Sì, ma anche quante grandi aziende ci sono rispetto a quelle che abbiamo qua sul palco? Il problema è anche un po' questo, poi te lo chiederò a te, ingegnere, aspetta lì, perché poi l'ultima domanda te la faccio su questo. Presidente Crisostomo, preparati sulle grandi imprese e sul loro associazionismo. Presidente, io le voglio chiedere una cosa, e cioè, alla fine, questa roba che stiamo raccontando è una roba che piace ai mercati. Voi siete quotati in borsa, rappresentate forse una delle più grandi società per capitalizzazione, una delle più importanti società italiane. La più importante. Sì, io ero ancora abituato, in cui c'avevo gli amici dell'Eni che erano il doppio dell'Enel, si ricorda? E adesso è un po' cambiata la cosa, perché è cambiato l'elettrico rispetto all'oil. Non è che loro fanno dei biocarbonanti pazzeschi, non era un giudizio di valore, però la borsa vi apprezza moltissimo. Le chiedo, questi investimenti che vanno verso l'elettrico e verso di voi sono attenti a questa vostra transizione, sono attenti esattamente alla vostro tasso di green? Lei ha parlato di ESG, ma riescono a capire veramente che cosa fate? Lo riescono a capire perché lo spieghiamo, e quando lo capiscono ci riconoscono anche un premio che si traduce molto banalmente nel fatto di pagare quello che raccogliamo, il denaro Presidente, che raccogliamo, meno
Allora, se lei ci avesse oggi, facciamo un discorso bruttissimo, se lei ha una bella miniera di carbone e c'ha invece un fotovoltaico incentivato, la bella miniera di carbone che produce un botto di CO2 le produce l'energia elettrica a un costo inferiore rispetto all'elettrico. No, non più. Perché la CO2 costa. Perché, quindi la risposta è che la CO2, emettere CO2 costa. Oggi costa un botto di soldi. Chiaramente la risposta alla domanda è molto semplice, assolutamente no, mi costa di meno, per questo la sostenibilità non è qualcosa che ha a che fare con solo con dei valori, dei principi spieghi che tutti condividiamo. Spieghi perché costa, la prego, spieghi bene a casa perché, allora, se perché non ci fossero, se fosse soltanto diciamo carbone senza costi, diciamo di il carbone avrebbe un costo inferiore. Perché le costa di più? Perché per emettere CO2, quindi per utilizzare il carbone, devo comprarmi la possibilità di farlo, delle quote di emissione di CO2. E queste quote di emissione di CO2, è uno dei fenomeni che abbiamo visto negli ultimi giorni, hanno un mercato. Ed è un mercato che oggi esprime valori che sono fortemente crescenti. Quindi la risposta alla domanda è: oggi certamente costa di più utilizzare la mia bellissima miniera di carbone, domani costerà ancora di più. Quindi la traiettoria è segnata, non abbiamo un'alternativa qui. La interrompo perché voglio che sia chiaro. Uno, diciamo, al carbone, perché qualcuno ancora ce l'hanno il carbone, produce dal carbone, appena prodotto, mi corregga se sbaglio, appena prodotto il carbone, non so, per megawatt, eccetera, deve andare su una borsa e comprarsi questo suo diritto a inquinare, la metto male. Così, questo diritto a inquinare costa un botto di soldi, sta costando un botto di soldi e quindi so cavoli di chi produce il carbone. È questo il concetto. Questo. Giorgetti quindi ieri era preoccupato che questo diritto ad inquinare verrà anche per il gas tra poco, cioè che l'Unione Europea vorrà far pagare anche tantissimo il bruciare il gas. Questo è previsto, comunque è qualcosa di cui si sta parlando da pochi giorni, perché esatto, c'è stato un piano che si chiama Fit for 55, di cui parlava ieri sera il ministro Giorgetti, in cui effettivamente si intercetta anche il gas fra le fonti fossili. Tra il carbone e il gas ci sarà una differenza di inquinamento, avevamo detto che l'energia pulita... Ma sempre di inquinamento si tratta, quindi guardando in avanti, è una proiezione evidentemente di medio-lungo periodo, guardando in avanti, se l'idea è di ridurre le emissioni arrivando al net zero, quello è l'obiettivo, zero. Se questo è l'obiettivo, evidentemente anche il gas inquina meno del carbone, ma anche il gas inquina. Quindi preoccupiamoci della transizione sul presupposto che sappiamo dove vogliamo arrivare. Se vogliamo arrivare a net zero, evidentemente un conto è gestirci il viaggio fino a net zero, in cui dobbiamo gestire quello che c'è, avviandolo ad una trasformazione, altro è avere le idee chiare su qual è l'obiettivo del viaggio. No, tu hai parlato di costi di CO2, ci sono anche multe per il CO2. Allora, un'industria dell'automobile, come nel caso del nostro gruppo, noi abbiamo un obiettivo di CO2 all'anno già fissato oggi. Noi dobbiamo seguire una curva già oggi che ci impone di arrivare alla fine dell'anno che stiamo vivendo, non di quello che sarà, di quello che stiamo vivendo, che deve essere al di sotto di una certa soglia. Se io, con tutte le mie immatricolazioni di automobili che mi vengono registrate e accanto c'è un numerello di CO2 che può essere 0, 20, 60, 70 o 100, nella media non arrivano a certa soglia, io per ogni grammo di CO2 in più che produco pago 300 milioni di euro di multa. Ripeto, 300 milioni di euro di multa. Quindi è un costo da una parte, ma anche una sanzione dall'altra. E per dargli una misura, no? Perché poi qui parliamo di miliardi, no? Parliamo di capitalizzazioni, scherzavamo l'altra sera, la capitalizzazione di Stellantis è 46 miliardi, cosa vuoi che siano 300 milioni, no? Perché qualcuno potrebbe. Ecco, per sviluppare una piattaforma nuova, l'investimento è pari circa a un miliardo, quindi basta sforare di un grammo, in questo caso di 3 grammi, per non essere più in grado di investire sul futuro, ma di pagare una multa. Pazzesco, quindi il processo è iniziato ed è una curva che, stando andando avanti, ripeto, va accompagnata perché sennò rischiamo, è come una macchina di Formula 1, va accompagnata con molta attenzione in tutti i suoi ambiti, privato, pubblico, sociale, lavorativo, normativo, eccetera, eccetera. Prego Fabrizio. Questo vale anche nell'economia circolare, per esempio su tutti i materiali plastici. Oggi, già a livello europeo è stata introdotta la legge, tutti gli imballaggi
non possono essere più realizzati, e se no costa, devi pagare una tassa che è il 45% in più, quindi voglio dire quel materiale diventa non più competitivo, deve essere o riciclato o fatto in maniera diversa. Quindi è evidente che è un processo ormai irreversibile. Cioè, irreversibile. Lucia, le voglio fare una domanda riguardo invece alla dimensione di impresa. Voi siete una grande impresa farmaceutica italiana, siete una delle più grandi. Quanto che dimensioni bisogna avere in un mondo che continuerà a essere maggio globalizzato, sul farmaco lo è? Bisogna ancora diventare più grandi, dovete ancora crescere, bisogna fare alleanze internazionali o ci devono essere dei campioni nazionali? Ma per ogni paese è bene che ci siano dei campioni nazionali. Ci sono paesi come la Francia che hanno fatto anche nel farmaceutico, non solo, ma anche nel farmaceutico, la politica di spingere ad esempio la crescita delle proprie imprese, in qualche modo di proteggerle, di tutelarle, e anche stiamo vedendo proprio ora con i denari sia del Temporary Framework che del Recovery Fund si vede chiarissimamente il supporto che la Francia sta dando alle proprie imprese. In Italia, diciamo, questa politica non è sempre così univoca e così chiara, però è ovvio che quando la ricerca per un farmaco, per un solo farmaco, mediamente, quindi compresi fallimenti, per arrivare a un nuovo farmaco, costa 1,5 miliardi, è ovvio che le dimensioni sono molto importanti. Quindi la necessità anche di essere presenti a livello globale, la necessità di essere presenti in paesi come dire, vari, anche perché un anno si cresce di più in un'area geografica, un anno si cresce di più in un'altra area geografica, questo è estremamente importante. Non ci dimentichiamo che un paese che ha aziende straordinariamente grandi come gli Stati Uniti, basta immaginare a Pfizer, Lilly e così via, ha messo immediatamente allo scoppio della pandemia 12 miliardi di dollari a disposizione delle proprie imprese per fare ricerca sui vaccini e produzione. Ma li ha dati proprio veri? Cioè, li ha messi a disposizione attraverso questi 12 strumenti. Miliardi? Quindi assolutamente sì, e più recentemente, 2 o 3 settimane fa, il presidente Biden, quindi è cambiato il presidente, è cambiato il colore, ma non è cambiata la politica, ha messo altri 3 miliardi di dollari per la ricerca e la produzione di antivirali in compresse, che possano essere facilmente producibili e quindi... Cosa vuol dire antivirali in compresse per la malattia? Per curare la malattia, curare il COVID. Quindi nella prima fase i vaccini e nella seconda fase la cura. Ecco, quindi questa spinta straordinaria da parte degli Stati Uniti ci fa anche capire che in un'Europa che continua a pensare in qualche modo a paesi... Prima citavo la Francia, poi cito l'Italia e poi sappiamo che ogni tanto la Germania non è d'accordo con le politiche. Ecco, questo rischia di essere un gravissimo elemento di rallentamento. La competizione ormai è su scala continentale, non è su scala esclusivamente nazionale. Però abbiamo anche visto che poi quando succedono le crisi internazionali ogni paese chiude le proprie frontiere, quindi le mascherine in Italia non arrivavano perché venivano fermate ad esempio in Romania o in Portogallo, venivano sequestrate alle dogane, quindi c'è questo mix di dimensione nazionale e continentale sul quale sarebbe veramente importante che si cominciasse a ragionare. L'Europa deve essere competitiva come continente. Oggi invece pensate tutta la tematica ad esempio degli aiuti di Stato, si possono supportare le imprese purché non siano grandi o solo se sono localizzate ad esempio in aree disagiate dell'Unione Europea, ma se poi in quelle aree disagiate non trovo il personale formato, di fatto queste imprese non hanno quel supporto che viceversa gli Stati Uniti hanno messo a disposizione anche delle più grandi aziende. Un tempo c'erano molte multinazionali del farmaco che venivano in Italia, se ne sono andate via?
No, assolutamente. Sono rimaste? Sono rimaste e continuano a investire perché l'Italia ha la fortuna di avere un sistema anche di formazione e di cultura e di capacità, soprattutto per la parte produttiva, estremamente elevato. Cioè, le produciamo bene materialmente? Cioè, noi abbiamo degli ottimi tecnici, degli ottimi laureati. Ricordiamoci che più del 90% nel settore farmaceutico sono laureati e tecnici diplomati specializzati. Quindi abbiamo questa fortuna, poi è chiaro che la massa critica conta. Noi siamo arrivati alla massa critica, possiamo fare un salto esplosivo, però, ripeto, serve una riflessione veramente di sistema nazionale e europeo, perché poi la capacità di attrazione di paesi che mettono sul banco incentivi importantissimi, ho parlato degli Stati Uniti, ma anche la Cina fa incentivi importanti, è logico. Lucia, le voglio fare una domanda anche un po', diciamo, potrebbe essere puntuta. Aleotti, Recordati, ne potrei citare tantissime, l'amico Dompé, anche se di dimensioni diverse, siete tutti delle grandi famiglie con una grande tradizione e questo poi anche con dimensioni enormi come la sua, però forse questo è il motivo per il quale non si compete con i cosiddetti fondi o azionisti impersonali o public company americane. È una domanda, non è un'affermazione, perché lei mi può ridire che ci sono delle grandi famiglie che controllano delle aziende americane, io non lo so neanche. Quindi è una domanda laica, non polemica. No, è una domanda più che legittima, è una domanda che tutti gli imprenditori che lei ha citato si pongono. Dal nostro punto di vista, io e mio fratello, che siamo stati, diciamo, la guida dell'azienda fino a un anno e mezzo fa, ci siamo detti l'azienda ora deve fare un salto in aree in cui non abbiamo abbastanza conoscenza, abbastanza know-how, ad esempio l'area del biotech, l'area dell'oncologia, gli Stati Uniti, e abbiamo chiamato un amministratore delegato esterno, una donna tra l'altro, ma non perché è donna, perché è stata la migliore nelle selezioni che abbiamo fatto, e attraverso di lei abbiamo fatto un'acquisizione negli Stati Uniti in piena pandemia, quindi in totale lockdown. Abbiamo acquisito un'azienda biotech quotata al Nasdaq. Quotata al Nasdaq, totalmente in online, acquisizione per videoconferenza, devo dire, e per entrare sia nel mondo degli Stati Uniti sia nella ricerca biotecnologica contro tumori e contro i tumori ematologici. Ma ci sono altre vie, sono molti gli imprenditori italiani che hanno chiamato amministratori delegati esterni ed ognuna di queste aziende ha una specializzazione di tipo diverso, per cui sarebbe anche una penalizzazione annacquare questo tipo di specializzazione. Noi dobbiamo pensare a crescere sui mercati internazionali, a crescere con la forza delle nostre ricerche dove siamo più forti. Fabrizio Di Amato, tutto questo è ben rappresentato dalle vostre associazioni datoriali, perché poi insomma loro hanno una grande organizzazione internazionale che si occupa dei costruttori di auto, lei ha la Confindustria e i rapporti insomma di peso di quello che lei mi ha raccontato, cioè la legge sugli appalti, le semplificazioni, le via, quanti giorni mi ha detto, lì c'è un contraltare degli imprenditori rispetto alla politica? Guardi, posto che lei non fa politico, perciò glielo chiedo. No, io dico che da imprenditore è evidente che questo è un tema. Noi abbiamo bisogno di, come dicevo sempre, un po' di rivisitare anche i corpi intermedi e le parti sociali. È evidente che c'è un lavoro che si sta facendo. Confindustria in questo ha aperto dei tavoli con il governo e stanno lavorando, diciamo, per interloquire su questi temi. È evidente che c'è ancora un problema, a mio avviso, molto politico, cioè di scelte di indirizzo. Cioè noi dobbiamo, cioè il codice degli appalti, e quel codice degli appalti noi mettiamo sempre, stratifichiamo
un pezzo, aggiungiamo. Noi dobbiamo eliminare. Cioè, tu lo raderesti al suolo completamente? Sì, bisogna riscrivere dal foglio bianco, perché... Cioè, abbiamo fatto 3-4 anni fa. Sì, ma proprio, cioè, noi abbiamo ancora delle leggi, dei rimandi alle leggi del 1895 nel sistema degli appalti. È evidente che questo è complicato, ma anche per le persone più volenterose che vogliono entrare, io voglio risolvere il problema, entri in un mondo sofisticato e complicato che ti imbriglia. Allora io dico che è inutile continuare a sommare e a mettere le delle leggi, ne abbiamo fatte anche troppe. Io direi che bisogna fermarci, spesso abbiamo i decreti attuativi che scadono, non riusciamo nemmeno a farle convertire, quindi c'è un susseguirsi di cose. E poi la cosa ancora peggiore è dire ogni volta che poi si fa un decreto, non mettiamo, poi c'è la circolare espletativa dopo, questa cosa qui io non la capisco. Cioè, la legge è una legge, punto, non è che poi deve essere l'interpretazione, perché poi nel momento in cui si apre l'interpretazione si riapre di nuovo un dibattito politico e magari possono ricambiare ulteriormente le cose. Quindi noi lo facciamo a livello internazionale, io le dico solo una cosa, che noi realizziamo, stiamo realizzando in Russia il più grande campo, diciamo, di gas che produrrà, il 50% va in Cina, un contratto da 400 miliardi con la Gazprom che fornisce il gas in Cina, e il 50% hanno deciso di trasformarlo e fare impianti, diciamo, di produzione di chimica. Quindi 4 miliardi di euro, il sistema, gli appalti in 6 mesi, è stata fatta una gara, una procedura internazionale, ovviamente. In 6 mesi in Russia? 6 mesi abbiamo fatto una procedura internazionale, perché si usano i standard internazionali che esistono. Cioè, non dico che si comprano da buffetti, ma siamo più o meno, siamo più o meno lì. No, ma dico, però voglio dire... È facile. Ma tu mi stai dicendo che potresti, per esempio, cioè un appalto da 4 miliardi per un botto di gas che dovrebbe andare metà in Cina, metà liquefatto, metà insomma per chimica, e c'è un appalto internazionale. E quell'appalto tu potresti farlo a Mantova, a Bari, a Brescia, tale e quale? Assolutamente sì. E in 40 mesi, in questo caso, abbiamo quasi finito, abbiamo realizzato 4 miliardi di euro in 40 mesi. E cioè, realizzato che vuol dire? Cioè, hai fatto sull'impianto? Cioè, abbiamo realizzato l'impianto, perché è un trattamento di gas, cioè da un pozzo tu devi separare tutto quello che c'è, zolfo, la pulizia, e poi trasformarlo. Quindi questi impianti sono utilities importanti. Considera che hanno lavorato durante il Covid 18.000 persone nel sito, e noi ci siamo attrezzati anche lì, non abbiamo mai chiuso un giorno, perché dalle prime avvisali, quando abbiamo capito che c'era un problema, che se qualcuno entrava dentro, abbiamo fatto che ogni 3 mesi arrivavano le persone che devono sostituire quelle che tornavano a casa, noi le abbiamo organizzato dei voli charter, li abbiamo installati, chi veniva dall'Asia l'abbiamo fatti fare lab a Dubai o in Europa, in altri posti, li abbiamo fatto i test prima di partire a tutti, poi arrivavano lì, 14 giorni prima di entrare al cantiere, fuori, test di nuovo, l'abbiamo fatto entrare. Grazie a questo noi non abbiamo perso un giorno di lavoro, evidentemente ci è costato tutto quello che vi ho raccontato, qualcosa quanto in più. Quanto valeva questo appalto? Beh, 4 miliardi. E abbiamo quasi finito nonostante la pandemia, voglio dire. E questo che cosa voglio dire? Che se gli appalti li vogliamo fare, si possono fare. Io più volte anche ho detto, mi è capitato di interloquire, che sia Confindustria, per esempio, una delle proposte che ho fatto e che rinnovo qui anche ai colleghi, anche dal sistema Confindustria, è dire tutte le imprese che lavorano nel sistema degli appalti non devono fare più ricorsi. Cioè, cominciamo a dare un segnale, no, di dire, nei confronti anche della politica, sì, di dire le imprese non fanno più ricorsi al TAR, perché sempre ricorsi al TAR per formalità, per virgole, per un documento che è mancante, se manca un certificato si può anche dal giorno dopo, se qualcuno si è dimenticato, non è che quello lì, quel giorno lì non c'ha quel requisito non c'è perché magari è mancato un documento. Ecco, forse noi dobbiamo ripartire dai fondamentali, cioè in queste gare internazionali una delle cose che si fa
si guardano i curriculum delle persone che verranno a lavorare. Io voglio sapere esattamente se tu hai competenze per fare quel lavoro, al di là del certificato o no. Se io devo fare un farmaco, io vado a vedere se il centro ricerche della Menarini è all'altezza di un'organizzazione di poter produrre determinate cose, indipendentemente dal fatto che mi devi dare un documento, che ci mancherebbe, che la forma ci deve essere anche quella, però noi dobbiamo andare sulla sostanza. Ecco, i sistemi internazionali vanno sulle sostanze, guardano i curriculum vita delle persone, guardano le competenze, le referenze, se tu hai fatto quel tipo di lavoro e quanto tempo, quali dimensionalmente. Cioè, io dico, ci sono 10 regole che se noi le rispettassimo tutte, veramente potremmo dare un'accelerata e una ripartenza al nostro paese senza doverci inventare niente di nuovo. Presidente Crisostomo, un'ultima battuta da lei, perché vedo che nel buio della sala c'è un applauso. Presidente Crisostomo, le voglio fare un'ultima domanda, perché penso che sia arrivato il Presidente del Senato e tra poco verrà qui sul palco e gentilmente faremo una intervista che spero che sia interessante, come mi immagino. Le voglio fare una domanda riguardo a quello che lei immagina riguardo al suo gruppo, la più importante società italiana quotata nel settore più importante, perché adesso quello dell'elettrico è il settore più importante. Il sogno della Menarini, come di tutti i farmaceutici, è avere la molecola giusta, però insomma sta investendo per farlo. Maire fa impianti da 4 miliardi in giro per il mondo, non so cosa vuole sperare di più, insomma, forse vuole far diventare circolare tutta l'Italia, nel senso che vorrebbe che tutta la nostra plastica diventasse non riciclata. Come si può definire questa cosa qua? È un trattamento chimico senza camino, noi diciamo, il nostro motto senza camino vuol dire che non esce i nulla. I nostri impianti non hanno più il camino, quindi non emettono. E lui è chiaro che ci vuole riempire di 208, però a lui va bene che siano di tutti quante le 3 motorizzazioni, secondo me, anche se preferisce l'elettrico, perché in città obiettivamente è molto più comodo. Ma lei fra 20 anni che cosa può fare? Qual è? Dove lo vede? Io non glielo dico in maniera retorica, perché qui ieri, l'altro ieri, abbiamo discusso di quello che dovrà fare l'Italia. Lui sa che fra 20 anni non c'è più il motore diesel, no? Non c'è. Anche prima. Anche prima. Fra 20 anni che fate? Noi una visione ce l'abbiamo. La visione è quella per cui noi vorremmo decarbonizzare interamente la generazione elettrica. Ma decarbonizzare vuol dire che decarbonizzare significa totale. Far sparire il carbone, i fossili in generale, anche il gas, dalla generazione, e quindi convertirci interamente alle rinnovabili, che ricordo sono sole, vento e acqua, essenzialmente. E si può fare, cioè non è qualcosa che non si può fare, lo si può fare perché la tecnologia ci aiuta. Se non ci fosse l'evoluzione tecnologica, quello che sto dicendo non sarebbe credibile. È credibile perché c'è l'innovazione tecnologica. Vorrei che queste fonti fossero collegate a reti intelligenti, in modo tale da moltiplicare le fonti di generazione, utilizzando anche, per esempio, le auto della Peugeot, che andranno con la batteria alimentare a loro volta nella doppia direzione la rete elettrica, facendo in modo che le comunità in cui andiamo a portare l'energia vivano meglio, siano più pulite. Ma questo però presuppone che alla visione corrisponda il fatto che ci sia reso possibile mettere a terra già soltanto gli investimenti che abbiamo in programma. E qui torno a quello che diceva prima l'ingegner Di Amato sul fatto che il vero ostacolo alla realizzazione di un disegno che ha una sua compiutezza è nel fatto che ci devono autorizzare, dobbiamo snellire i procedimenti. Torno di nuovo a ributtare la palla nel campo della politica. Bene, bene, vi ringrazio tutti quanti, ringrazio gli ospiti che ho martoriato con le domande, però spero di... Posso dire una cosa? Dico, visto che stiamo parlando di futuro, ovviamente non posso che associarmi al fatto che la decarbonizzazione deve essere l'obiettivo, quantomeno così come ce lo siamo dati al 2050, e poi magari i prossimi impianti possiamo fare sulla Luna, come hanno fatto, visto che Richard Branson è andato sulla Luna, il prossimo lo facciamo direttamente là, e c'hai ragione. Vi ringrazio davvero, facciamo una foto con i nostri ospiti, mettiamoli qui davanti. Grazie.
Benissimo. Allora, io qua metto in ordine un po' queste sedie perché arriva il Presidente del Senato e non mi voglio far trovare troppo. Ah, grazie, grazie mille. Allora, la ringrazio molto, è la seconda carica dello Stato, la ringrazio perché ha accettato questo invito e per me sarà molto interessante parlare con una persona colta, per bene, che conosco da tempo, quindi Presidente Casellati, spero che possa... Eccola qua, Presidente, grazie, grazie, grazie per essere venuta a questo nostro incontro. Grazie. Come ci mettiamo? Dove preferisce lei? Sì, sì, grazie. Allora, intanto non è una cosa di rito, so che lei è piena di impegni e l'idea che abbia potuto insomma, passare un po' di tempo con noi per me è importante, è una gratificazione. Per il... Vuole un cuscino? No, 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 non c'è bisogno, sono queste... E io però mi permetto di farle delle domande così un po' al volo, proprio veloci, senza avere esitazioni. E le chiedo subito della grande cosa di cui in questo momento tutti parlano per la ripartenza e sono questi soldi del Recovery Fund. E se posso chiederle, guardi che poi le parlo anche di giustizia, le chiederò di tutto. Tre modi per impiegarli in modo smart. Il Presidente del Senato è veloce, quindi... Non abbiate pazienza, sarà una cosa breve ma intensa, sono sicuro. Dottor Porro, così a bruciapelo, una domanda facile facile, sì. Subito per cominciare. Beh, direi che se devo sintetizzare quelle che secondo me sono le priorità oggi degli italiani sono una, vaccini subito e se uno si ammala un buon ospedale. Due, avere un futuro per i nostri figli e quindi il lavoro. Tre, se c'è il lavoro significa che ci sono denari e questi vanno spesi per far circolare l'economia, non possiamo lasciarli in banca. 180 Questo secondo miliardi. Me sono le tre cose che a mio parere i cittadini italiani oggi vogliono conforto. Ora arrivano 25 miliardi, così hanno detto, 25 miliardi arriveranno a luglio sì. Del Recovery Fund. Certo, sono 25 miliardi, speriamo poi arrivino anche gli altri. Questo costituisce un po' una boccata d'ossigeno, una iniezione di speranza per tutti gli italiani e devo dire, come dice il Premier Draghi, che non bisogna avere paura per i nostri figli perché questo è un debito buono e debito buono significa politica di investimenti. Tipo qua. Ma cosa vuol dire? Dove dobbiamo investire? Cosa dobbiamo... Sì, politica di investimenti, quando dico questo penso a investimenti che facciano crescere e modernizzare l'Italia e quindi per esempio infrastrutture digitali. Questo comporta investimenti sulla scienza, sulla formazione specialmente dei giovani e delle donne e questo... significa nuove professionalità, nuove competenze e quindi lavoro. Ma poi ci sono anche le infrastrutture fisiche, penso ai cantieri, alle opere pubbliche, penso all'edilizia, ma tenendo presente quello che veramente l'ho inventata io la formula, modello Genova, quando andai a Genova per il 1° di maggio per festeggiare con i lavoratori del ponte la festa dei lavoratori. Modello Genova significa che senza burocrazia, senza vincoli, con norme veloci, procedure veloci, snelle, si possono fare grandi cose in tempi brevissimi. Cioè noi abbiamo bisogno di velocizzare e quindi di modernizzare il nostro Presidente, paese. Presidente, mi scusi, lei, io l'ho conosciuta, le dico la verità, quando lei era un membro del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, tutti quanti ora lo conoscono. No, però volevo dire ancora, dottor Porro, c'è un'altra cosa, gli investimenti da soli non bastano, perché bisogna sì investire,
però lo Stato non può dare con una mano e prendere con l'altra finché abbiamo una tassazione così forte, pesante. Allora, occorre fare una riforma fiscale seria per i cittadini, per le famiglie, per gli imprenditori. Questa sala qui ce ne sono moltissimi, che sono quelli delle piccole e medie industrie che hanno costituito l'ossatura economica del nostro paese, che sono il biglietto da visita del marchio Italia nel mondo, e senza una tassazione equa non possiamo andare da nessuna parte. E poi c'è la sostenibilità, che crea, secondo gli ultimi dati, posti di lavoro nuovi e tanti. Io sono fissato sulla questione del CSM, perché lei all'epoca l'ha conosciuto, sì, perché me lo ricordo. Me lo so bene. Lei, insomma, quel periodo li conosceva, ci ha lavorato e li ha anche molto contestati. Adesso parliamoci chiaro, siamo in una specie di bolla mostruosa. Tutto quello che lei ha detto forse è la roba più importante, però adesso qua Ruggeri sta raccogliendo le firme per il referendum, io sto facendo una punta dietro l'altra, Sallusti ha fatto il libro sul sistema. Non mi dica che tutta quella parte precedente di sua conoscenza dei temi della magistratura, quando nessuno ne parlava, oggi non ci sono. Io capisco la diplomazia del Presidente del Senato, però non posso non chiederglielo. Allora, qua la è diplomazia un disa- del Presidente del sì. Senato deve restare, però parlo di quello che ho fatto e di quello che ho detto durante il periodo 2014, inizi 2018, quando sono stato membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Allora avevo affermato con forza, perché c'è stato un dibattito approfondito all'interno del CSM in sedute pubbliche, e si parlava di autoriforma del CSM, e io ritenevo e ritenni e proposi una riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, parlando di sorteggio, perché il sorteggio, a mio parere, poteva portare ad una, diciamo, riduzione del peso delle correnti. Io non giudico, tra virgolette, le correnti quando le correnti significano luogo di incontro, di dibattito e quindi di approfondimento di alcuni temi. Io le discuto quando si parla di correntocrazia e quindi di un potere delle correnti di incidere sulle nomine dei vari magistrati, e quindi il sorteggio poteva diminuire questo peso. Quindi, però, non ho avuto fortuna, nel senso che questa tesi è stata bocciata. Da chi? Da tutti. Nel senso che non ha avuto un grande successo. No, ma è ritornata la questione del sorteggio, mi scusi. Il sorteggio c'ha un limite costituzionale. Lei è avvocato, io non sono un avvocato, nella vita precedente, diciamo. Ha un limite costituzionale o si può bypassare? No, si diceva che aveva un limite perché la Costituzione dice che un magistrato deve essere eletto, però ci può essere un sorteggio, per così dire, temperato. Nel senso che prima si vota un X di membri 50. E rispetto a quelli poi si sorteggia. Allora, mi ricordo che andando poi, questo tema è stato molto molto discusso durante il periodo della mia consigliatura, e si andava in giro anche con i vari consiglieri a dibattere con loro, fra di loro, quindi il pubblico era sempre fatto di magistrati, ovviamente, e dicevo sempre: battetemi le mani prima, perché dopo so che non lo farete, perché questa mia proposta non è stata accolta di buon grado. Quindi il sorteggio è un modo per scegliere, cioè quello che mi sembra di aver capito, noi magari votiamo magistrati, 8.000 magistrati votano 100-200 candidati che continuano a votare, e tra loro lei dice si sorteggia. Si può sorteggiare. Secondo me questo non è che rompe, diciamo, le correnti, poi si possono anche riformare. Certo. La magistratura ha un sistema, diciamo, organizzativo straordinario da copiare, nel senso che c'è una programmazione di elezioni che non sono solo per la prossima, ma per l'altra ancora e l'altra ancora. Quindi non ho capito.
cioè l'organizzazione di queste elezioni dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura non valgono solo per la prossima elezione, ma durano 4 anni, per l'altra ancora quindi 8, per l'altra ancora quindi 12, una programmazione di dagli 8 ai 12 Pazzesco. anni. Quindi il sorteggio rompe questo sistema, che è un sistema potente. Lei aveva proposto quindi il sorteggio, abbiamo capito che insomma... E questo non è andato, non ha avuto un grande successo, invece ha avuto un grande successo, nel senso che la proposta invece allora andò all'unanimità nel rapporto fra politica e magistratura. E cioè? Io sostenevo che il magistrato che ha un incarico, che ha avuto un incarico politico, non avrebbe più dovuto ritornare nella magistratura, magari poteva essere sistemato nell'avvocatura dello Stato. Cioè, non ho capito. Quindi io faccio il magistrato, ho un mestiere, ho fatto un concorso, poi faccio il politico, che può essere anche il sindaco, il presidente della regione. Può essere il sindaco, può essere anche in Parlamento, come ce ne sono stati molti. E a quel punto, una volta che finisco il mio mandato, sono un disoccupato? No, perché la Costituzione prevede che uno il posto lo debba avere. Può ritornare all'avvocatura dello Stato, ma non può ritornare a fare il magistrato, il cosiddetto le porte girevoli. Non si possono adottare, perché il magistrato ha nel suo DNA l'imparzialità, la terzietà, e chi si è già pronunciato su alcuni temi non può ritornare sereno a fare o a gestire un ruolo che per sé deve essere, non solo deve essere, ma come si dice sempre, deve apparire anche terzo. E questo non, anche per le persone che sono intellettualmente oneste, deve anche apparire, come si dice di solito, anche la moglie di Cesare. Lei sulla magistratura, peccato, non vogliamo fare qualcosa di nuovo, rimaniamo sempre a queste due proposte? No, io ho detto quello che ho proposto. Io non ho poteri di iniziativa legislativa. Io allora suggerì rispetto a questi temi una soluzione. Questi temi sono ancora sul tappeto del dibattito politico diciamo che il Parlamento stabilirà poi che cosa scegliere rispetto a questi. Io in allora la mia scelta l'avevo fatta. Una domanda diciamo più politica. La politica ancora ha come un timore reverenziale nei confronti della magistratura? Ha un timore nei suoi confronti o è finito dopo l'epoca di Mani Pulite? Non c'è più? È una sensazione, non chiedo un giudizio di valore. Io direi che non è una questione di paure. È una questione che un rapporto che non è mai stato definito, perché dopo Tangentopoli c'è stata una sorta di delega alla magistratura in un momento di vuoto politico di gestire tutte quelle che erano le questioni anche politiche dello Stato. È una delega che non ci può più essere, perché è chiaro che i tre poteri, diciamo che la Costituzione prevede, ognuno deve ritornare nel solco che la Costituzione ha previsto. Però ancora questo rapporto fra politica, magistratura non si è definito completamente, direi che ci vogliono delle riforme su questo. E un altro tema, perché riguarda sempre la modernizzazione del nostro paese, è chiaro, è ancora il cortocircuito che c'è politico-mediatico. Cioè, mi piace molto questo tema, vada avanti. Il politico-mediatico significa che spesso i processi si fanno sui giornali piuttosto che farli nei luoghi dove devono essere fatti. Spesso la presunzione di innocenza, che è uno dei principi costituzionalmente garantiti, si traduce attraverso il dibattito che avviene prima sui giornali, nonostante la presunzione di innocenza, in una presunzione di colpevolezza. Qui c'è un pensiero, un approfondimento
forte che bisogna fare con l'informazione, perché ci sono persone che hanno visto i loro affetti, la loro vita sociale, la loro economia, la loro famiglia distrutta magari da una propaganda, con un processo che poi è finito nel nulla, dove il fatto non costituisce reato. E direi che è una cosa sulla quale bisogna riflettere a lungo. In quel caso comunque c'è un elemento forse anche di spettacolarizzazione che nasce da una certa parte della magistratura, quella inquirente, immagino, perché le carte in genere arrivano dai magistrati, o no? Non voglio metterla in imbarazzo. Io, però... Idee ne ho tante, ma adesso non le posso esprimere proprio tutte, se no dobbiamo stare qua fino a domani. Non so, no, poi. Per carità. Senta, ma si può fare una riforma? L'ultima domanda, poi veramente la lascio in pace sulla magistratura. Però insomma, io l'ho conosciuta come giurista, quindi abbia pazienza se le faccio un'ultima domanda. Si possono fare riforme partendo dai referendum? Cioè è uno strumento, o poi alla fine, siccome la politica poi in Parlamento quelle cose lì le deve mettere in campo e attuare, è sempre complicato? Una domanda glielo chiedo anche tecnicamente da giurista. Avevamo premesso che essendo un organo terzo, quindi al di sopra delle parti, non posso scendere nell'agone politico. No. Dico tuttavia che il referendum è la prima forma di democrazia diretta, quindi i cittadini si esprimono ed è giusto che si esprimano sui vari temi che riguardano poi la loro vita. E certamente un parere dei cittadini può dare anche un impulso a quella che è poi l'attività legislativa, è un impulso importante. Allora però le chiedo un'altra cosa, lei durante il lockdown stava a Roma a lavorare al Senato e ha fatto poco smart working, perché lì ci stava, nel senso ha fatto quello che si poteva fare. Lo smart working è una conquista per le donne, per la società, per come possiamo dire, per l'economia del futuro, anche per i tribunali, non lo so. Io voglio sempre portarla sulla giustizia, o no? Che ne pensa di questo nuovo modello di vita da smart working? Allora, devo dire che intanto smart working, insomma, usiamo sempre parole inglesi, c'è un italiano così ricco, io preferirei, si chiama lavoro agile, di agile non ha nulla, comunque sarebbe telelavoro. È sicuramente stata una grande opportunità durante il periodo delle restrizioni, delle limitazioni personali, per cui lavorare da casa evitando il pericolo del contagio in un momento forte in cui davvero non si sapeva nulla di questo virus, è stata, dicevo, una grande opportunità. Ma attenzione! Dal mio punto di vista non può diventare un unico sistema di svolgimento del lavoro. E mi spiego meglio. Le donne sono quelle che hanno sopportato il peso maggiore delle restrizioni, perché erano a casa lavorando professionalmente, lavorando per quelle che erano tutte le questioni domestiche, con i figli, con la scuola a distanza, e con magari degli anziani, con tutta la gestione in definitiva domestica, quindi hanno sopportato il peso. Cosa succede? Se noi riteniamo che il lavoro agile, il telelavoro diventi una forma normale di organizzazione del lavoro, rischiamo di ricacciare le donne a casa facendo andare indietro di 50 anni il percorso di emancipazione femminile. Non è possibile. E poi pensiamo a che cosa possa succedere nelle città. Tutti i centri storici delle città sono occupati dagli uffici. Proviamo a pensare che cosa possa succedere con una
un lavoro agile applicato a tutti quelli che lavorano in uffici, significa la desertificazione dei centri storici con effetti nefasti, perché avremmo il crollo del mercato immobiliare, avremmo una difficoltà per gli alberghi, la ristorazione, i servizi, cioè tutto un indotto che corre intorno ad un centro storico. Cioè riflettiamo su queste cose, anche sulle conseguenze che può avere quella che dicevo prima, era stata una grande opportunità, però non può diventare sistema. E come ci siamo comportati noi, visto che ha parlato di giornali prima riguardo al rapporto con la magistratura e i processi invece in questa pandemia? Io poi ho avuto una posizione che i nostri che ci seguono sui siti conoscono bene, penso anche qua in sala, quindi io non mi metto in mezzo, però come ci siamo comportati? Non lo so, dottor Porro, se si è comportato bene anche lei. No, lei si è arrabbiata. Lei si è arrabbiata una volta con me. Gliel'ho scritto. Sì, lei si è arrabbiata. Sì. Presidente Casellati si è arrabbiata con me di brutto. Io, difatti, l'ho chiesto scusa perché sono stato come sempre fuori dalle righe. Però, insomma, non pensavo che la Casellati vedesse la zuppa di Porro. Lei no. Non è autorizzata a vedere la zuppa di Porro. La zuppa di Porro è per. Insomma. È un po' più volgare. No, la zuppa di Porro la mangio anch'io, nel senso che la vedo, ma la seguo. Però, allora, devo dire che durante il periodo della pandemia i giornalisti hanno dato grande prova, cioè noi dobbiamo essere riconoscenti, perché nella restrizione sono stato l'unico canale di comunicazione con l'esterno, anche a rischio della loro stessa vita, facendo i servizi ovunque, anche nei paesi e nelle cittadine che erano considerate a rischio. Quindi questo è stato un aspetto molto molto positivo. C'è stato un aspetto però molto molto problematico invece, che è stato la presenza bulimica dei virologi, che hanno detto tutto e il contrario di tutto. In base a evidenze scientifiche. Presidente, e questo Presidente, tutto... ma sta dicendo cose tremende. No, non sto dicendo una cosa vera. Ma sì, io sono d'accordo con lei. Ma lei guardi che la stanno ascoltando. No, guardi, non si può. Io non è chiaro che non si può mettere il bavaglio a nessuno, no. Tutti devono essere liberi di dire quello che pensano, ma andare tutti i giorni, dalla mattina alla sera in televisione, a dire tutto il contrario di tutto, ha generato il pericolosissimo fai da te dei cittadini. Questo non è possibile. Allora, il cittadino... Dico che ognuno ha una concezione propria della medicina, anche di come curarsi, eccetera. Poi ognuno guarda su internet. No, come? Quello non dovrebbe farlo. Il Mr. Google, il Dr. Google è il peggiore. E certo, quindi era come quando facevo l'avvocato, veniva da me qualche cliente e mi diceva, ma io la giurisprudenza dice così, dico, ho capito, la giurisprudenza del bar, perché ognuno poi pensa come vuole, legge qualcosa non avendo una competenza specifica in un settore, poi sceglie quello che ritiene di scegliere. Allora è questo il problema, la pericolosità. Per cui, secondo me, sarebbe necessario, io non dico magari tutti i virologi saranno stati bravissimi, ma un cittadino che non sa nulla, come non sapeva nulla nessuno di questo virus, e sente dare mille versioni diverse, tutte contraddittorie, ma come può reagire? Nelle incertezze, nella confusione, fa esattamente quello che ritiene di fare. Allora, occorrerebbe, a mio parere, che anche il governo indicasse una persona di scienza che dicesse qual è la versione ufficiale per cui un cittadino può regolarsi. Poi è chiaro che può ascoltare tutti, ma occorre che ci sia una voce. Un Fauci, come fanno gli americani. Come fanno gli... Una voce ufficiale per tutti, così per le vaccinazioni. Cioè? È stata la stessa cosa. Ma noi su AstraZeneca abbiamo fatto tutto il contrario di tutto. Ma la vaccinazione, non soltanto da noi, è successo anche nel resto di Europa o del mondo.
e prima i giovani e poi i giovani sì, i bambini no, sopra i 60, sotto i 60. E questo ha allargato il bacino dei Novax, cosa appunto pericolosa, perché io dico oggi occorre vaccinarsi, per cui noi per ripartire, appunto per tornare al tema di questo prestigioso convegno, per ripartire abbiamo bisogno di avere una diciamo tranquillità sanitaria, e quindi il vaccino ci può portare a questo. Quindi il presupposto della ripartenza è il Green Pass è un passo di vaccinazione obbligatoria, è costituzionalmente legittimo, è ancora tutto da vedere. Ma guardi, come lo faranno. Io penso molto alla, credo molto nella responsabilità dei cittadini. Gli italiani sono un grande paese e hanno saputo cavarsela sempre, hanno saputo sempre decidere per il meglio, quindi io credo che se vorranno introdurre l'obbligatorietà, ma io ho visto che c'è stata già una percentuale elevata, siamo pari al 70% di vaccinazione, e credo che questo abbia dimostrato che noi siamo un grande popolo. Grazie Presidente Casale, sono davvero felice di aver concluso con lei questi due giorni della ripartenza, che ha dato, ci ha dato veramente una mano a dargli il senso. Contiamo tutti sulla ripartenza, ci contiamo tutti su questa platea che, di grandi imprenditori che potranno sicuramente far esplodere la loro creatività. Perché dico sempre, gli italiani, ma lo dico anche all'estero, noi abbiamo talvolta poca consapevolezza di quello che siamo e di quello che possiamo dare, siamo troppo autocritici. Quando vado all'estero trovo sempre le nostre imprese, i nostri cittadini sono sempre molto più valorizzati di quanto valorizziamo noi stessi, le nostre eccellenze e i nostri talenti. E mi viene in mente sempre, mi fa venire i brividi, quando, non so se lei ricorderà, quel film dei fratelli Taviani, che erano in cerca di lavoro perché gli italiani vogliono lavorare, rimboccarsi le maniche, far esplodere quello che hanno dentro e che è tanto, tanto ingegno, che diceva noi con queste mani abbiamo ristrutturato le cattedrali di Lucca, di Firenze, di Siena, noi siamo i figli dei figli dei figli di Michelangelo e di Leonardo, questi sono gli italiani. Grazie davvero, grazie davvero Presidente Casellati, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito in diretta, nella platea, grazie davvero per questa due giorni della ripartenza, grazie a tutti quanti gli sponsor che avete visto, e grazie a Petruzzelli, al Sindaco che è ancora qui di Bari perché ci ha dato una vera mano insieme al Capo di Gabinetto e tutti quanti gli amici che ci hanno permesso, scusatemi ma almeno devo farlo, grazie a tutti gli operatori che sono qua, grazie a Ivan e alla sua squadra che ci ha fatto andare in diretta e ha resistito pure a sgarbi, penso di non essermi dimenticato nessuno perché tutti quanti gli amici del Petruzzelli. Volete una foto che faccia anche col Presidente? Ma c'è bisogno? Vuole fare qui una foto che ci mettiamo di spalle, Presidente? Un minuto? Scusate. Eccolo qui. No, ci mettono qui così. Eccoci qua. Fate un passo indietro. Un passo indietro. Chiudiamo nella platea. Esatto. Precipitiamo, no? Bene. Insomma, grazie a tutti quanti voi, noi ci rivediamo l'anno prossimo perché ci rivedremo a Bari. Grazie Presidente.